Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube Le Ali del Bruco. Speriamo che la voce mi accompagni questa sera perché non ce n'è rimasta molta nel fine settimana. Non mi sono fatto la barba, non mi sono fatto niente. Vabbè, prendetemi così per come viene. E allora, torna a trovarci questa sera sul canale un caro amico. Era da molto che mancava, però insomma è sempre un gran piacere. Lui è Saro Pavone ed è un raffinatissimo studioso e ricercatore di tutte quelle che sono le profezie in ogni campo. Saro, caro, buonasera. Ciao Francesco e buonasera a tutti quanti ci stanno ascoltando e vedendo. Grazie per il raffinatismo, raffinatissimo. Diciamo che modestamente mi piace, diciamo, questo genere di attività, di interesse, ma lavoro è un lavoro che non dà soldi, però questo chiariamolo certo. Sempre Francesco, perché certo. Come volle Gesù Cristo, assolutamente proibiva ai suoi di portarsi e di ricevere gratificazioni anche. Quindi felice di essere qui con te e con tutti, con tutta la comunità delle Ali del Bruco. Allora Saro, so che questa sera sei in compagnia di una graditissima amica, ce la vuoi presentare tu? Ciao a tutti. Sì, si tratta di Alessandra, eccola, Alessandra Mura, dalla Sardegna, giovane ragazza, anche lei diciamo, io l'ho conosciuta nel girovagare ovviamente di internet, Facebook, e poi insomma abbiamo anche un piccolo gruppetto WhatsApp che ci tiene uniti, e lei si interessa, ha fatto anche qualche piccola attività divulgativa anche a me, quindi ha una funzione anche di ricercatrice. Benissimo. Perché è attenta a questi temi, ovviamente correlati anche con quelli dell'ufologia. Francesco, capirai che diciamo almeno per noi è legata la situazione. Alessandra insomma sta crescendo, diciamo così, vedete. Io ti ringrazio, Saro, della tua fiducia. Diciamo, sono quelle cose che al di là delle battute danno anche un senso di speranza. Sai, io almeno mi reputo un po' più avanti negli anni rispetto a voi, e vedere ragazze più giovani che comunque con profitto, con interesse, sì, e con cuore anche bello. Ok, Alessandra, io ti vedo già bella che è cresciuta, comunque Saro di... Sì, infatti non sono così piccola, purtroppo. Va bene, dai, è un piacere avervi qua entrambi. Allora, grazie a voi. Che cosa ci avete preparato? Cioè, io lo so che cosa ci avete preparato, ho già caricato tutto il materiale in regia, però mi lascia a voi il quadro della situazione di quello che succederà questa sera e che so che ci accompagnerete in un percorso assolutamente interessante e straordinario. A voi. E allora? Dico io, poi lascio ad Alessandro ovviamente qualche notizia sull'autore, sul percorso diciamo di formazione di quest'opera editoriale. Allora, noi stiamo parlando praticamente stasera dei dipinti di Bruce Pennington, un pittore inglese, oltre 80 anni adesso, ma ancora è vivente, e non so se potremo anche contattarlo e portarlo qui in futuro. Eccolo qui. Bruce praticamente a un punto della sua vita, poi Alessandra ci dirà qualche particolare in più su questo,
lui faceva le cover, c'erano le copertine, insomma, ricordiamo una famosa, il film fantastico di fantascienza Dune, e allora, Assolutamente sì. diciamo, i manifesti di un tempo del cinema, comunque le cover sono opera sua, anche opera sua, ed era ricercato per questo. Ad un certo punto subentra un qualcosa per cui lui, ce ne parlerà Alessandra di questo, lui decide di realizzare quest'opera. Di cosa si tratta? Si tratta di un book, di un libro illustrato praticamente con tante immagini, sì, questi sono i suoi lavori, con tante immagini che riportano all'escatologia, da cui il nome del book, che noi diciamo, pronunciamo Eschatos, ma probabilmente Eschatos sarebbe più corretto perché la radice è da Eschaton, quindi le cose che riguardano la fine, l'escatologia, no? E non è esodo, passaggio, no? Quella è un'interpretazione errata. E, in questi dipinti lui sicuramente, non vorrei dire contattato, ma ispirato, questo è poco ma sicuro. Lui combina quelle che sono le profezie dell'Apocalisse, ma anche del Vangelo, del Nuovo Testamento, soprattutto dell'Apocalisse, con le quartine di Nostradamus. Questa è la novità. Lui divenne un cultore di Nostradamus in quegli anni, fino insomma, a interpellare e andare a cercare varie edizioni, varie tradizioni, quelle che diciamo fossero più confacenti o che fossero più chiare. E difatti ogni illustrazione, poi ci daremo qualcosa qui, anche per sommi capi, ogni illustrazione è corredata da una quartina di Nostradamus. Vorrei dire questo, che queste quartine a volte hanno veramente un'aderenza, come dire, lampante con il dipinto, a volte sembrano non azzeccarci nulla, come direbbe Tonino Di Pietro. Però in ogni caso i dipinti sono abbastanza, diciamo, eloquenti e tengono, a mio modo di vedere, questa è la mia visione, hanno molta proprietà, diciamo, con il tessuto, proprietà logica, o quindi con il tessuto profetico, spirituale ed anche teologico, riguardano avvenimenti o presunti tali della nostra Europa. Tema centrale, ovviamente, la Chiesa Cattolica, anche le evoluzioni, le profezie, i presagi su di essa, ma come d'accordo, ripeto, di Nostradamus, come d'accordo anche dal Nuovo Testamento. Un'altra cosa ancora che potrebbe raffreddare, diciamo, gli animi e le aspettative, lui dice: queste non sono profezie che ho fatto io, ma sono mie interpretazioni sulle profezie di Nostradamus e dell'Apocalisse. E poi raffredda gli animi perché dice: su avvenimenti ed eventi che partiranno dal XXII secolo fino al compimento quasi del 24esimo, che lui stima come l'alba di quello che lui chiama il millennio d'oro, chiaramente il regno dei 1000 anni della scrittura, insomma, quello che noi conosciamo così. Ora, spero che lui abbia fatto come Nostradamus, il quale insomma ha mischiato un po' tutte le quartine anche per non dare, diciamo, dei punti di riferimento a chi magari seguendo, diciamo, una disposizione cronologica potesse farne, come dire, un uso improprio, e abbia voluto in qualche maniera anche lui un po' depistare per non dare certi punti di riferimento sempre agli stessi personaggi, perché gli stupidi ci sono sempre anche in questo tipo di attività e di interesse. Questo volevo dirlo, e poi altre cose andremo a scoprirle strada facendo. Alessandra adesso penso ci parlerà un po' della storia di Eschatus e un po' di Pennington. Ok, Sì, siamo diciamo che, tutte orecchie. come hai detto tu, la storia di Eschatus o Eschatus è stata per Bruce un po' travagliata. Diciamo che a partire dai primi anni 70, esattamente nel 73, sentì un bisogno impellente di approfondire le profezie apocalittiche
In linea generale, le profezie legate agli ultimi tempi. Scherzosamente racconta che queste profezie lo accompagnavano fin da bambino perché la zia, era solita appendere in uno stanzino esterno, una sorta di magazzinetto, dei calendari, dove venivano raffigurate delle immagini con scritte riguardanti i tempi finali, soprattutto di avvertimento, di ravvedimento. Che raffiguravano immagini mostruose di esplosioni nucleari, guerre, paesaggi distrutti, che poi ritroveremo nei suoi dipinti. Però nel 1973 lui sente quasi una missione a cui non si poteva sottrarre, tanto che tutto il suo lavoro ne risente, perché lui stesso dichiara che le copertine che doveva consegnare in quell'epoca erano state la sua produzione più mal riuscita. Non riusciva a concentrarsi, era totalmente preso dall'esplorazione delle profezie, tanto da rivolgersi a grandi biblioteche cattoliche, in primis, a una biblioteca che si trova a Londra Vittoria, e poi anche al British Museum, dove approfondì non soltanto le profezie cattoliche, diciamo, ma anche libri di filosofia e di occultismo. Notando con particolare stupore che comunque moltissime di queste combaciavano con quanto si poteva trovare in Apocalisse e nelle quartine di Nostradamus. Durante questo percorso, che è durato diversi anni, in quanto il libro poi venne stampato nel 78, Bruce attraversò dei periodi di profondissima depressione. Sembrava quasi che venisse tentato, ad abbandonare il suo lavoro. Si convinse in un primo momento di avere un tumore maligno alla schiena, che però non fu mai diagnosticato da nessun medico, se lo diagnosticò autonomamente. E quindi questo rallentò molto il suo lavoro finché non si decise a prendere dei farmaci che influirono anche sull'ispirazione proprio visiva della sua arte. Spesso però sembra che le circostanze esterne gli venissero incontro. Ad esempio, racconta un episodio particolare di una delle sue tavole più famose, quella riguardante l'ascesa dell'Anticristo. Dove vedremo poi con Saro che è evidente un serpente simile a un dragone sulla destra, in alto. Lui racconta che questo serpente lo dipinse dopo aver fatto una passeggiata in centro a Londra ed essersi imbattuto in un negozio che per pubblicizzare gli oggetti che aveva in vetrina espose un enorme serpente di cartapesta della grandezza di circa 15 piedi, quindi 4 metri e mezzo, e lui che si trovava in questo periodo di depressione, durante il quale non riusciva a produrre niente, ebbe quasi un'illuminazione e andò avanti con il lavoro perché ebbe proprio la visione di questo serpente che, insomma, si avvicinava. Vedremo poi come è strutturato nell'opera. Ebbe diversi di questi episodi che si altalenarono tra quasi una morte interiore veramente molto forte e dei guizzi d'ingegno quasi, quasi fortuiti. Lui dice che la fine dell'opera fu quasi come la liberazione, come un'uscita da un purgatorio personale, che però gli procurarono anche dei momenti, possiamo dire, quasi religiosi, ad esempio di contemplazione di un tramonto o della natura, che fino a quel momento non aveva quasi mai preso in considerazione. Quindi possiamo considerare quest'opera di Bruce Pennington come anche un suo viaggio personale, sicuramente ispirato, senza ombra di dubbio. Non sappiamo fino a che punto è da chi, però lui in prima persona l'ha vissuta come una missione. Benissimo. Ci sono dei soggetti, degli elementi che si ripetono spesso nei suoi dipinti, che sono il Giglio, l'Aquila, l'Anticristo, che appaiono sotto diverse fattezze, li riprende più volte, però diciamo che il significato alla fine è quello che poi naturalmente Saro ci spiegherà in maniera molto, molto approfondita. È che noi che siamo amanti, insomma, della spiritualità giovannea, ritroviamo molto
molto, in certi tratti molto chiaramente, ecco. Benissimo. Allora, Saro, facciamo così. Facciamo in modo che Alessandra, visto già questa introduzione, facciamo in modo che Alessandra torni spesso sul canale, eh? Ce li presenta meglio i lavori. Con una presentazione del genere la scritturiamo subito, dentro, via, dentro nello staff. Allora, a te, Saro. Aspetta, aspetta, scusami, scusami, Saro, scusami, avevo chiuso io accidentalmente il microfono, scusami, vai, vai. Va bene, adesso ci siamo, sì. Sì. Bene, diciamo, Alessandra ha sommariamente descritto, insomma, il travaglio che ha avuto questa persona, perché realmente, insomma, non è che lui fosse un tipo, però ci aveva questa cosa, dell'interesse per le profezie, questa ce l'ha avuto sempre, però poi, insomma, si era un po' sopita, poi, insomma, è esplosa a seguito di tutto quello che ha passato, e che lui, insomma, in questa sorta di biografia che si trova nel suo sito, ha cercato di descrivere. Io ricordo che era Alessandro alla fine degli anni del 1977, non vorrei sbagliare, o inizio 77, 78. quasi 78. Lui ha finito alla fine Sì, del 77 e poi è stato l'autunno. pubblicato nel 78. Che regalarono, perché presumo che abbiano regalato ad Eugenio Siracusa questo libro, Eciatus, e lui, in una di queste riunioni che teneva a casa sua, sai, fra Francesco eravamo, che binde, scende, questi ragazzi, persone buttate lì, era in autunno, questo lo ricordo, ce lo presentò. Io ne rimasi letteralmente affascinato, perché anche a me piaceva, ovviamente, e ci illustrò alcune di queste immagini, ovviamente dandogli una interpretazione. Sì, più o meno era qualche anno prima di questa foto. E comunque Saro, non per dirlo, ma divenne avevi un tutti i punto di capelli, eh? riferimento. E Avevi difatti tutti. io dico sempre: milione di capelli fa. Milione di capelli fa, eh sì. E lì avevo, sai quanto avevo? Era l'84, quindi avevo 26 anni. 26 anni, ero un ragazzino. E lui vede sempre così solare, luminoso, insomma. Insomma. E quindi voglio dire, questo libro poi con i suoi dipinti è stato, diciamo, un compagno di viaggio che abbiamo portato anche nelle spiegazioni di messaggi, nelle spiegazioni, ovviamente non solo io, anche tantissimi altri, questo va detto anche, nelle illustrazioni in alcuni casi abbastanza eloquenti, quasi non necessitano comunque di commento. E, che dire più? Dire che, ecco, vorrei anche premetterlo, o comunque io mi lancio, diciamo, anche io in una impresa di, come dire, di adattamento esegetico. Perché ho trovato dei riscontri a mio modo di vedere, e quindi non è assoluto, questo lo vorrei anche dire, Francesco, io non ho questo tipo di presunzione, però ho notato che ci sono degli elementi che sono veramente interessanti, e ripeto, sempre in sintonia e in armonia con il tracciato o profetico della scrittura e anche delle quartine dei Micilla Nostradamus. Io comincerei a far vedere, diciamo, Sì, se tu sei qualcuna di quelle quarte. d'accordo, Certo, la assolutamente. immagine, Le prendiamo così subito, entriamo nel tanti, un vivo. attimo solo. Eccole qua. Ecco qui. Questa è in realtà la copertina, Copertina del diciamo, libro, sì. sì, la prima di copertina che si può trovare, prima costava 2 soldi, adesso ci vogliono decine e decine di euro. Sia, diciamo, copertina in formato rigido o flessibile. A me lo hanno regalato, tu figurati, anche nei primi anni 90, eccolo qui, perfetto. Sì. La copertina di per sé è molto indicativa. Se tu puoi mettere, diciamo, l'immagine, ecco qui, se possiamo magari. E poi zoomarla come allora, perché qui ci rappresenta un personaggio che comunque è uno dei due soggetti attori,
che lui dice sono, diciamo, i principali di questo libro. L'altra o l'altro lo scopriremo nelle prossime immagini. Questo è il personaggio che tutti, diciamo, come dire, paventiamo ed evochiamo come il cosiddetto anticristo esoterico. Sì. Se vi ricordate la descrizione biblica, con due corna Sì. simili all'agnello, le due Sì. corna, ecco, lui le dipinge così, come carità e libertà, però sono simili, ma non sono le corna dell'agnello. Questo è il suo periodo, questo è il suo tempo. Il pentagramma comunque ha una sua indicazione anche specifica come simbolo negativo. Va bene, però sullo sfondo, quello che vi Sì. chiedo di attenzionare, Osservare. Sì, ci sono i cavalieri. osservare, sì, ci sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, Sì. con dei dettagli che sono, che a lui non sfuggono, ma che sono importanti. Sì. Allora, sulla sinistra, Sì. intanto nel mezzo c'è una sorta di burrone, comunque per quello Sì. che possa sembrare una divisione sicuramente fra i tre e il quarto. I tre, allora, cosa rappresentano? Il rosso, il fulvo e il giallo verdastro sarebbero le famose, famose simbologia, diciamo, di quello che Gesù nei Vangeli, chiama la guerra, la carestia. E la peste, e che Giovanni, ovviamente, nell'Apocalisse, nei primi quattro sigilli, perché i primi quattro sigilli presentano i quattro cavalieri, chiama ovviamente la spada, sommosse, rivoluzioni, guerre, insomma, tutto ciò che è associabile a ciò. Poi la carestia, cioè le ristrettezze economiche, per affrontare, mi pare di capire, comunque Anche del grano, la infatti, fame insomma. effettivamente che c'è anche in gran parte del mondo, e poi la terza sì, con cui abbiamo già iniziato a fare conoscenza, sono le pestilenze, le malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Sulla destra invece ce n'è uno che è diverso da loro. Prima di dire chi è quello sulla destra, andiamo a vedere sulla parte sinistra l'ambientazione che Pennington, con la sua, diciamo, sensibilità artistica, dà. Allora c'è un colore più scuro. Non dico che c'è ombra, ma sicuramente non c'è la luce che c'è di là. E abbiamo sopra di questi cavalli degli uccelli, uno stormo di, credo che siano corvi, perché li dipinge chiaramente che sembrano corvi. Dall'altro lato, invece, il quarto cavaliere, che è quello bianco c'ha una sorta di aura o di luce che lo circonda, e sulla sua testa ci sono degli uccelli assimilabili a colombe o ad aquile. Quindi dà anche una differenziazione, diciamo, notevole fra i due di significato, di caratterialità. Ora, se andiamo a leggere il primo cavaliere, che in realtà è il primo sigillo, e il cavallo bianco, a cui viene detto, esci, viene data una corona e un arco, e gli viene detto vai a vincere, e lui uscì per raccogliere la sua vittoria. Ora, fra lui e gli altri, ovviamente, questi quattro, chi è, che potrà vincere, ovviamente, in questo tempo, che poi quello è la grande tribolazione qui evocato con la figura dell'anticristo, eh? E chiaramente chi potrà vincere non sarà il male o l'anticristo, ecco, religiosamente, teologicamente parlando, ma sarà ciò che rappresenta il cavallo bianco, cioè la luce della verità, del Vangelo o del Cristo, il Cristo cosmico soprattutto, che poi dovremo anche chiarire che il Cristo cosmico è una cosa, il Cristo delle religioni purtroppo è divenuto un'altra cosa. Quindi il cavallo bianco rappresenta questo elemento. Gli altri tre invece rappresentano quella che Gesù tranquillamente chiamava la guerra, la carestia e la pestilenza, che poi Giovanni riprende. Sono i primi quattro sigilli, ma attenzione anche,
perché sai, ci sono tanti profeti degli ultimi tempi. Ah, siamo nel tempo del cavallo rosso, no, il cavallo bruno è scappato dalla stalla, no, quello verde sta mangiando le... Non è così, non c'è una sequenza cronologica, c'è un tempo, e Pennington lo raffigura abbastanza bene, mette anche il sole come un sacco di grigio sullo sfondo, questo tornerà spesso, c'è un tempo in cui questi attori, se vogliamo chiamarli così, i quattro cavalieri, agiranno. È il tempo della grande tribolazione. E quindi, diciamo, nel dipinto della copertina di Shadows, lui lo mette chiaramente, diciamo, in evidenza. Questo credo che sia abbastanza importante capirlo. Un'ultima specificazione sul Cavaliere Bianco. La corona è un simbolo di regalità. Ovviamente la sapienza spirituale personificata ovviamente dal Cristo e insomma da tutto quello che lui rappresenta come valore universale, la regalità dello spirito, poi vedremo anche l'altro soggetto. E l'arco non è casuale, Francesco, io l'ho interpretato così. Nell'antichità era, come dire, lo strumento migliore, perfetto, della perizia balistica, cioè della capacità di centrare nel segno. Ecco perché gli viene dato a lui, diciamo, un arco, almeno come è descritto, diciamo, nell'Apocalisse. Ecco, lui raffigura in questa copertina, per me dà un quadro abbastanza realistico di questa storia dei primi quattro sigilli, perché poi voglio anche specificare, i sigilli non si vanno a interpretare cronologicamente, ma si vanno a interpretare come fatti e situazioni che sono, diciamo, importanti, ma non vanno per cronologia. Ti ripeto, la storia che sentivo, siamo al tempo del cavallo bianco, l'altro, no, non è così. Bisogna capire che si sta parlando ovviamente di, come insomma l'Apocalisse li chiama così, di eventi o di agenti, di attori che contraddistingueranno, ecco questa è la parola giusta, contraddistingueranno il periodo della grande, cosiddetta grande tribolazione, o come diceva Gesù, una grande afflizione che mai vi è stata, né mai più vi sarà dalla fondazione del mondo, né mai più vi sarà fino alla sua fine, in quei giorni. Giovanni la chiama grande tribolazione, ma parlano ambedue della stessa cosa. Sì. Secondo te, Saro, quella sorta di tenda che si vede nello sfondo può essere come, proprio perché affrontiamo la rivelazione, cioè si apre il sipario e si... Alla fine l'Apocalisse è il libro della rivelazione, cioè la realtà che verrà svelata. Pensi che sia casuale quel cielo fatto un po' così a tenda? No, credo che questa tua osservazione possa essere pertinente invece, sì. Io non ci avevo mai fatto caso, però tutto sommato sì, mi chiedevo, ma perché lui facesse così? Sì, in realtà è come se lui volesse, come dire, aprire, sì, quasi un sipario, dare uno squarcio, insomma, su questo. Sì. Andiamo avanti. Bello, mi piace, te l'ho detto che la invitiamo più volte, Alessandra. Sì, mi convince nel merito, è un archetipo assolutamente azzeccato rispetto alla rappresentazione. Andiamo a vedere qualche... Andiamo a vedere come il cavaliere bianco tu, bravo. Ok, andiamo avanti. Va bene, questo invece è un quadro ovviamente futuristico, ma che in qualche maniera penso tantissimi di noi ci hanno qualche suggestione di un lontanissimo passato. Vogliamo come dire, non lo so, identificarlo anche come il nuovo mondo che verrà, o diciamo quest'era, come dire, diversa che tutti attendiamo, questo New Deal, dicono gli americani, sarebbe un nuovo corso, quindi un'età dell'oro. Nella quartina, diciamo, allegata c'è questa, cito, Lemura, dice Nostradamus, che
quartina ovviamente che Pennington mette su questo quadro, le mura da mattoni saranno mutate in marmo. Agli uomini, gioia e prosperità, rinnovamento e grandi frutti. Quindi c'è già l'idea, diciamo, di un rinnovamento, di un cambiamento epocale. Questa è una bellissima immagine. Ricorda un Sì. po' Atlantide vista così, È no? vero, sì. Io non lo volevo dire, però sì. L'ho detto Sì. io. Sì, Ma assolutamente. ricorda il regno, almeno quello che sappiamo, che ci è stato detto, il regno, la razza, insomma, più potente, più evoluta che ci sia mai stato su questo pianeta. Purtroppo, Eugenio diceva, fu un esperimento bello, ma poi fallì. Questo lui mi ricordo. Fecero un esperimento con Atlante, come hanno fatto altri esperimenti. Ovviamente parliamo degli esseri che sovrintendono lo sviluppo e l'evoluzione, diciamo, umanoide, quasi. Sì. Vai, vai, Saro, vai. Va bene. Andiamo avanti Sì, pure. possiamo andare ancora più avanti e andiamo ad inquadrare l'altro soggetto. No, non è questa. È la 28. La 28. Ah, vabbè, allora dimmi i numeri che Appunto, tu vuoi. l'hai La messa la 28. numero 28 Ok, nell'area. eccola qua, la 28. No, io l'ho Ecco, messa innumerati così. Vabbè, tu perfettamente. chiamami Allora, i numeri che. questo è la. Sì. No, guarda, ti chiamo i numeri così Sì, facciamo. perfetto. Io me li sono scritti. La 28, praticamente, questo è l'altro soggetto. Allora, Shadus è impiantato su due concetti. Uno è l'ascesa dell'Anticristo, in cui ci sarà poi più avanti un dipinto che comunque Alessandra ha evocato prima. E l'altro è l'Aquila. Revived, come tradurlo? Che viene in vita, che risorge, che rinasce. Ecco, questo è il dipinto che lui fa di quest'aquila che risorge, anche se in realtà qualcuno dice mi sembra l'araba fenice. Sì, e ci sta benissimo perché lo stile è quello, ma in realtà però parla dell'aquila. Cos'è l'aquila? L'aquila ovviamente diciamo è fatta risorgere, rinascere o rivivere, rappresenta, come l'ho interpretato io e come credo anche la sensibilità di Pennington, rappresenta, diciamo, quelle conoscenze e quella sensibilità spirituale nel cosiddetto tempo di Michele, ricorderai tu. Francesco, ne abbiamo parlato quando Sì. fu l'anno scorso, Sì. probabilmente. Il tempo di Michele, io diciamo, l'ho coniato anch'io questa espressione. E quel tempo che va, a mio modo di vedere, dal 45-47 fino ai nostri giorni, ancora sta continuando. In virtù, ovviamente, di una profezia di Daniele nel capitolo 12 del suo libro, in cui dice: In quel tempo sorgerà Michele. Colui che tiene, diciamo, molto al cuore il popolo, il tuo popolo di allora e il popolo di Cristo di oggi. Questo dobbiamo capirlo perché sennò rimaniamo sempre con gli ebrei. Non è così. È passato, il testimone è passato. E molti di coloro che dormono nella polvere, espressione molto elegante per dire, molti di coloro che non sono in vita, vorranno ridestarsi, quasi tutti, per concorrere o a passare di là e quindi ad una vita che non è eterna, ma è di lunga durata, insomma, e quindi a passare, diciamo, quello che noi concepiamo come il salto dimensionale o a far parte di un'altra era, altri ancora alla vergogna, insomma, per un lungo tempo. Poi queste cose le possiamo vedere nel capitolo 20, capire bene. Quindi, che cos'è? È quella conoscenza, quella sensibilità che fuoriesce dall'arrivo dei nostri fratelli cosmici. Io così la interpreto, particolarmente attraverso l'alter ego, come dire,
l'ridimensionamento umano di questa figura, di questo arcangelo di luce che chiamiamo Michele, che abbiamo conosciuto con il nome di Astar Scherer. In effetti, dal circolo medianico di Berlino, attraverso Herbert Victor Speer, Van Tassel, e poi si ha l'inizio effettivamente di una proliferazione di contattisti o contattati che hanno tutti portato, diciamo, un appello e un messaggio univoco in tutto il mondo. Contestualmente, eccolo qui, sì, un disegno medianico di Astar Scherer, contestualmente arrivando sia da parte sua, sia da parte anche di altri personaggi, tra cui ovviamente non possiamo non citare Eugenio, perché è il principale, assieme a Giorgio Adam, ma anche Menger, tanti sono stati, che ci hanno ovviamente parlato del fatto che noi siamo esseri spirituali, che noi dobbiamo attrezzarci per l'integrazione cosmica, e ci hanno parlato che non siamo gli unici esseri abitanti il sistema solare, ma neanche la galassia, c'è ancora chi crede questo, e che comunque la storia cosiddetta degli UFO, dei dischi volanti, non è una storia contemporanea, ma è una storia, diciamo, che affonda le sue radici veramente nella notte dei tempi. Sapete benissimo quanti studiosi ci sono che, insomma, mettono o coprono, perché poi, o tolgono, che poi non si capisce bene, il velo, ma comunque c'è una storia che è molto diciamo importante. E l'aquila di per sé, vorrei dire anche perché la prende lui, perché rappresenta la sapienza spirituale. Sapienza spirituale che oggi volgarmente si chiama anche scienza, come dire, dello spirito. Quindi questo è quello che Pennington vuol mettere in evidenza, oltre all'ascesa dell'Anticristo, quindi la grande tribolazione, tutto quello che, insomma, nell'Apocalisse viene descritto. Contestualmente c'è il rinascere, come dire, il rivivere di questo nuovo fervore spirituale, di questa nuova, diciamo, spinta, che comunque sappiamo essere, come dire, coordinata dall'alto, e che coinvolge, credo, parecchie milioni, ma la speranza è che arrivi anche a sorpassare i milioni, andiamo agli ardi, ai miliardi, tutto è possibile, va bene. Poi un'altra cosa, ecco, questo qui voglio dire anche nel senso dell'immagine dell'aquila, che Eugenio scelse come simbolo personale l'aquila, vabbè, stilizzata diversamente da qui ovviamente, perché lui l'aquila riteneva di essere, diciamo, un alfiere di questa spiritualità o di questo rinnovamento che noi chiamiamo Giovanneo, perché l'aquila in realtà è il simbolo che elesse anche Giovanni, l'apostolo, diciamo, più vicino, l'apostolo più caro a Gesù, autore fra l'altro dell'Apocalisse, a cui vennero demandati certi compiti che solamente pochissimi iniziati, mi hanno detto, sanno su questa sì. Terra. Eugenio Siracusa, per quel che mi costa, poi, insomma, c'è chi lo vuol credere lo creda, chi non lo vuol credere non lo creda, impersonò questo spirito giovanneo, impersonò questo mutante, eccolo, questa foto gliela feci io, Civetteria, era il 1983, impersonò questo mutante per il periodo, ovviamente, che la Divina Provvidenza lo concesse, e diciamo tantissimi, questa è la cosa incredibile, Francesco, tantissime persone, tantissimi animi, che hanno avuto la fortuna che ho avuto io ed altri fratelli, altre sorelle, ma non l'hanno neanche mai conosciuto, eppure già a quel tempo si sono, come direbbe Daniele, destati, cioè si sono risvegliati. Il suo verbo, tradotto in parole, in scritti, in quello che poteva essere anche in un video, oggi, insomma, riusciva ad incidere e ad avere di quella taumaturgica capacità di, come dire, attivare l'interruttore. E questo qui è quello che è avvenuto a noi, è stato un tramite, lui lo diceva chiaramente, insomma, il periodo che è,
io sono solamente un mezzo, però lo è stato. Quindi la personificazione, l'identificazione, se volessimo, tra l'aquila del Pennington, quindi della sapienza spirituale, anche con l'opera di Eugenio Siracusa, la possiamo, come dire, sicuramente sposare. È Senti, detto guarda, in questa anche foto vedi che questo. nell'angolo in basso c'è un'aquila, come se fosse un elemento Sì. ridondante, eccolo qua. Eccolo, sì. Lui amava l'aquila, sì, amava. La troverai anche io. Speriamo, se lo trovo, te lo faccio vedere. Questo è l'ultimo che mi è rimasto. Anche gli Aspetta, adesivi, vedi? aspetta, aspetta. Ecco, aspetta che metto Sì. buono. No, 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 no. Al centro, al centro. Come Eccolo qua. dire, Sì, va bene, sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. l'Alfa e l'Omega di sotto e le sette stelle, insomma, sono tutti dei simboli particolari. È un simbolo a cui siamo, moltissimi di noi siamo fortemente legati perché ci appartiene. Dice, ma non, ma io sì, eppure sentiamo che ci appartiene. Vorrei dire di più, però rischio di apparire esaltato. È il simbolo anche di una stirpe extraterrestre. La chiudiamo qui. Benissimo, queste sono, diciamo, le copertine dei dischi. Sì. Questi dischi erano 33 giri, eh? Erano rosse così, la musica Sì. che lui, diciamo, ha composto. Quindi, ricapitolando, l'ascesa dell'Anticristo e il risorgere dell'Aquila. Abbiamo cercato di spiegare un po'. Una nota di informazione, la quartina che Bruce Benton ha selezionato per questa immagine dell'astrale dell'Aquila, che esce dall'anfora con i rotoli, è questa qui. Alla fondazione della nuova setta saranno trovate le ossa, la tomba sarà trovata, saranno trovati i resti o le ossa del grande romano, va bene, e poi delle circostanze temporali. Innanzitutto, setta non vuole essere un vocabolo nel lessico di Nostradamus, non vuole essere forzatamente un vocabolo negativo, va bene, ma sta a significare la fondazione del nuovo gruppo, del nuovo settore, insomma, quello là. Le ossa del grande romano sono, come l'ho interpretato io, le ossa di Pietro o San Pietro. In effetti, pare che sia stato Papa Pacelli a darne il primo annuncio nel 1950, e poi sia stato Papa Paolo VI a giugno del 1968, insomma, a sancire attraverso un comunicato radio epico, a sancire che quella era la tomba, bravissimo, di Pietro. Perché dico questo? Perché coincide con il periodo, diciamo, del risveglio della coscienza di questo personaggio che abbiamo evocato, che è Eugenio Siracusa, e l'altra data coincide con formazione è l'inizio, diciamo, la formazione del centro studi dell'Ansa Cosmica, che era l'inizio di un'operatività più vasta e che avrebbe toccato, diciamo, massicciamente tante persone. Anche questa particolarità. Questo è qui, sì, Pietro è vicino, Pietro è qui, una cosa del genere significa quella scritta, che è quella che poi ha dato. Vabbè, ci sono polemiche anche, comunque, però. Se non c'è altro, possiamo andare avanti. Prego. Sì, io direi che un'osservazione, ma piccolissima, tutte queste anfore farebbero pensare alla cosiddetta era dell'acquario, durante la quale la vera spiritualità dovrebbe saltare fuori. Potrebbe essere che lui abbia fatto anche questo collegamento per le anfore che ha dipinto, la nuova era dell'acquario. E ne ha Mi beccato viene un'altra. da pensare questo. Mi convince nel merito. Potrebbe essere, ovviamente, Potrebbe essere. ognuno può vederci ovviamente tante cose, però anche la tua osservazione, diciamo, Sì, sì. come portatori d'acqua e quindi contenitori portatori d'acqua, credo potrebbe essere anche pertinente, considerando, diciamo, tutta l'ambientazione anche cronologica insomma, di ciò che abbiamo interpretato, certo. Sì, c'è questo cofanetto con queste pergamene aperte, quindi sicuramente fa riferimento a qualche rivelazione scritta. Può anche essere che salti fuori qualche nuovo Vangelo in questo periodo, qualche frammento di Vangelo che ancora non è stato scoperto.
E questo è quello, questo è il desiderio di tantissime di noi, sì, Francesco. Magari pensiamo che ci sia della roba, insomma, che non è stata Sì. mai fatta Sì, magari ce l'hanno già conoscere. sotto mano e aspettano il momento migliore per dircelo. Va bene. Ecco, speriamo. Speriamo. Quale foto vuoi adesso, Saro? La? Ah, la 30. La 30, eccola qui. Allora, questa è la foto centrale del mio blog ed anche quella, il dipinto che Pennington intitola come L'ascesa dell'Anticristo. Il titolo di questo dipinto è The Rise of Antichrist. Ah, come mi sentivo a pronunciare in inglese. Però comunque l'ascesa. Dillo in siciliano che va benissimo uguale. Non mi ricordo come si può ascesa, come dire, a chianata dell'Anticristo, beh, sarebbe insomma Rise, qualcosa riduttivo. del genere. Se no, Rise. Rise in inglese, Rise of Antichrist, sì. E questo è un dipinto particolare. Anche qui vediamo il sole con un sacco di crine, come descritto. E, diciamo, la figura centrale sono due, ovviamente. La donna, quando parliamo della donna, ovviamente vedendola disegnata in questa maniera, non può che non portarci al capitolo 12 dell'Apocalisse, la Certo. visione che Giovanni ha. Anche lì sta parlando di un evento, di una situazione, di una donna vestita di sole, perché poi se si va a ingrandire si capisce anche che c'è disegnato il sole, e che è incinta, e che comunque per sfuggire alle insidie del personaggio, insomma, raffigurato come chiamato anche nell'Apocalisse dragone, per sfuggire viene dotata delle ali, ma non delle ali qualunque, o quelle di un aeroplano, o dell'elica dell'elicottero, no, viene dotata delle ali della grande aquila. La grande aquila, ne abbiamo parlato nella immagine precedente, rappresenta, diciamo, quello che è lo spirito della conoscenza, della rivelazione, della divulgazione giovannea, che ancora non è concluso, io lo dico perché hanno già chiuso tutto, non è concluso, perché ancora ci sarà. Ci sarà un bel proseguo e siamo chiamati tutti a parteciparvi. Vengono date le ali di questa grande aquila affinché lei possa, come dire, sfuggire all'insidia e andarsene in un luogo dove, insomma, poi Giovanni dice viene protetta. Il simbolismo è chiaro, a mio modo di vedere, quello è la donna incinta, rappresenta il nuovo popolo di Dio, quello che deve, diciamo, il bambino è il nuovo popolo di Dio, quello che sta partorendo o che deve partorire questa La nuova novella umanità, possiamo umana, dire così. la nuova umanità che dal punto di vista teologico e spirituale deve essere dotata della conoscenza cosmica, della conoscenza, diciamo, più universale e cristica, che è giusto avere più che di quelle che sono state, diciamo, di quello che è stato il sostrato religioso. Ripeterò questi concetti: fideistico, mistico, misterico e tante volte anche isterico. Quindi la simbologia rappresenta questo. Poi lui mette una circostanzialità, insomma, anche inquietante, se vogliamo, una Roma allagata. Ma non è tanto un acquazzone, una come si chiama, lì sembra addirittura quello che traspare, insomma, che il mare possa, come dire, essere arrivato fino a Roma. Io non vorrei addentrarmi molto su questo perché non vorrei te essere terrorista o fare del terrorismo, anche perché sono, come dire, stiamo parlando di ipotesi. Comunque, capitolo 12 dell'Apocalisse è il dragone. Pennington dice punta anche verso Roma, che ce l'ha, diciamo, nelle sue mire. Questo è quello che. Non ti va tanto Prego. bene, Saro, ma punta anche verso la Sicilia. Sì, ma d'altra parte la Sicilia, insomma, sì. Sì, come l'ha disegnato lui, sì, è proprio di fronte alla Sicilia, infatti Eugenio, insomma, un po' così per darsi un po' come si chiama, ecco, punta verso Catania, lui stava sull'Etna, no? Certo. Beh, comunque sì, certo, è un
Però io sempre esorto a guardare quella che è la potente simbologia che è anche descritta da Giovanni nel capitolo 12, qui illustrata da Pennington. In più lui ci dà quest'altra indicazione di una Roma, insomma, Allagata. in mezzo alla Roma, sì, quello è la piazza San Pietro praticamente, e tutto il resto. Sì. Vuoi l'altro numero? Ti do i No, numeri. aspetta, aspetta, Sì, aspetta, fermiamoci un po' su questa rappresentazione, perché c'è comunque anche tu. una quartina allegata, se vuoi te la dico e poi. Certo, la voglio sapere. La quartina è una di quelle più famose. Dall'universo sarà fatto un monarca, che me lo ricordo a memoria, che in pace e in vita non vivrà a lungo. Poi c'è una specifica che comunque ha un suo valore anche, come dire, teologico: quando si perderà la pesca recce a barca, sarà retta nel più grande detrimento. Quindi questo personaggio monarca lo ritroveremo anche in altre quartine di Nostradamus e prefigura un po' anche, secondo quello che ci ha fatto anche una ricerca, quello diciamo che le profezie ovviamente chiamano il gran monarca, una insomma ipotetica figura di restauratore e di difensore un po' anche di quello dell'Europa sostanzialmente, da parte di situazioni, come dire, politiche, cose che potrebbero avvenire in futuro o che avverranno, diciamo, in futuro. Lui ci associa questa cortina di Nostradamus. Tu stavi facendo qualche riflessione, Franci? No, naturalmente la riflessione oggettiva è che l'Italia è al centro della rappresentazione della scena, quindi sicuramente deve per forza di cose essere al centro degli eventi che verranno. Sì, la centralità è data anche, diciamo, dalla sede di quella che è Diciamo, la certo. religione cristiana più importante che esista sul pianeta, che è quella cattolica, ovviamente Roma è importante. Sì. Difatti, il prossimo quadro, che è il 5, Andiamo e accendiamo. ci presenta qui una Roma, un'identificazione del Vaticano, ovviamente, anche questo è importante. Leggiamo prima la quartina che Pennington ha accoppiato a questa immagine che lui ha dipinto. O vasta Roma, la tua rovina si avvicina, non delle tue mura, ma del tuo sangue e della sostanza, poiché l'aspro nelle lettere, se tu scendi, sali sopra, vedi un po' che ci sono delle lettere sotto il calice. L'aspro nelle lettere farà un così orribile squarcio, e squarcio è non scarrozzata, che qualcuno squarcio, che la spada sino all'elsa a tutti immergerà. Terribile, ma chiaro, l'elsa sappiamo cos'è, no? È la barretta che c'è, che divide, Certo. diciamo, la lama dal manico. Sì. La spada, no? Quindi l'aspro nelle lettere, aspro ovviamente, insomma, qualcosa che già c'è stato di scandale o comunque di compromettente o comunque di terribile, che ci potrà anche essere, e determinerà ovviamente quello che stiamo vedendo sotto. Poi andiamo anche sopra, come preferisci tu. Guarda, sì, no, Determinerà un fuggi-fuggi dal. Prego. No, vai, vai, Prego, vai. Francesco. No, vai, che poi ti faccio vedere, ti faccio notare un particolare dopo. Sì, determinerà un fuggi-fuggi. Se scendi sotto, mi fai vedere il piazzale dove c'è la gente che Eccolo qua, scappa. Va sì. bene, sì. E che questo ovviamente anche io la vado ad associare a alcune frasi della scrittura, quando dice anche: uscite d'essa, o popol mio, perché è divenuta albergo di demoni e spiriti immondi. E poi
E poi ci sono due personaggi in primo piano, sulla sinistra, diciamo, del calice, che rivedremo in più dipinti di Bruce Pennington, uno più basso, uno più alto, che insomma con le braccia così conserte, che stanno ad osservare quello che sta avvenendo nel Vaticano. La mano mozzata cosa può significare dentro il calice con non sotto le lettere? La mano mozzata è la perdita, questo già lo sapevo io, poi ho cercato conferma, è la perdita, come dire, di forza, di prestigio, di equilibrio, sì. Un'impotenza quasi, o se vogliamo essere più chiari, lo so che è brutto, l'esautorazione quasi dal mandato di origine. Quindi questo sta a significare la mano mozzata, che torna in qualche altro dipinto. Ovviamente lui sapeva queste cose, il nostro amico pittore, se le ha messe o non le ha messe casualmente, sì. Ma secondo, diciamo, un criterio logico del principio, e per me anche, se vuoi lo ripeto, ispirato. Sì. Sopra c'era qualcosa che aveva attratto la tua attenzione, sì. Poi ti dico anche... Sì. Sì. Cosa? Sì. Il ragno? E il ragno, un alter ego? No, sì, non tanto il ragno, sì, sicuramente il ragno, ve lo faccio vedere, mi ha attirato la mia attenzione il disegno che compone il ragno, che riproduce esattamente l'Elsa del bastone pontificio, ve lo faccio vedere perché sono andato a cercarlo, naturalmente. Eccola. No. Beh, devo farti complimenti perché sei un osservatore bravo, perché in altri forse lo vedremo anche stasera, sì. in altri dipinti compare, bravissimo, sì. Bravissimo, la vedova nera, Eugenio diceva, la vedova nera che tesse la... e che sembra simmetricamente un alter ego di questa istituzione, attenzione da non confondere con i fedeli. Questo lo vorrei anche dire, con la Chiesa Cattolica in generale, dove ci sono tantissime anime che pretendono di viverlo il Vangelo e comunque di fare ovviamente quello che c'è scritto nel Vangelo, ma parliamo di un potere, sì, costituito, e non da oggi, o da Bergoglio, e neanche da costituito da molto, molto tempo, che comunque, come abbiamo sempre detto, convive dentro con anche le parti e la parte buona che nella Chiesa, a mio modo di vedere, c'è sempre stata. Sì. Sopra ci sono delle gocce, sono tantissime, beh, questo gliela lascio spiegare ad Eugenio come ce la spiegò lui. Ci disse questi sono tutti i martiri della storia, sacrificati sull'altare di questa vedova nera, sacrificati sull'area dell'ignoranza, tutti i martiri della storia che sono ritornati e stanno ritornando, come dice la scrittura, per renderle il doppio e il triplo. Apocalisse è scritto questo. Sì. Poi c'era qualche altra cosa? Cosa notate? Ma io diciamo che quando ho visto la ragnatela ho pensato un po' alla trappola che un domani potrebbe costituire la finta chiesa, la trappola che acchiappa il fedele non dotato di discernimento, perché se possibile saranno ingannati anche gli eletti. Io l'ho vista anche come un segno di pericolo per non restare avvinghiati nelle tele del ragno, e quindi seguire la vera chiesa, che non è per forza da identificare, anzi, non è da identificare in quella istituzionale. È pertinente, che dici Francesco? Brava Alessandra, no? È pertinente, direi. Gli sto mandando già il contratto, scritturata, domani ti arriva per copia. Devo chiedere il cambio turno per il venerdì, allora. Va bene, quindi occhio, diciamo. Naturalmente sono tutte prestazioni a titolo gratuito, noi non paghiamo nessuno, anche perché non prendiamo soldi manco noi, quindi. No. Anche l'osservazione di Francesco acuta, sì. Perché poi tornerà quel Vincastro, quelle, e quei due personaggi poi li rivedremo anche più avanti. Bene. Sono dei personaggi particolari. Allora, adesso viene, sì, ti devo dare i numeri, segnateveli, magari vincete. 16. Ecco, questo è uno dei dipinti più belli, anche questi qui. Cosa rappresenta?
La quartina, quella, insomma, andiamo a dire intanto cosa rappresenta secondo noi. Sì. Secondo me, secondo noi rappresenta il nuovo popolo di Dio. Quelle candele accese significa coloro che hanno lo spirito acceso e Siamo spento. prossimi alla Pentecoste, Sì, eh? Prossimi, però. questa è la celebrazione della liturgia cattolica. Speriamo nella Pentecoste che possa effettivamente, insomma, gratificarci. Voglio dire, questo è il nuovo popolo, di Dio, sotto l'egida sempre, anche qui, perché poi vi cito anche la quartina o qualcosa, sotto l'egida dell'aquila. Un'aquila che stavolta vediamo stilizzata in questa maniera, che poggia ai piedi su la mezzaluna Come e l'abbiamo. ha nel petto un simbolo che noi abbiamo identificato come H Sì. o idrogenum, che ha il valore massimo dell'onnipresenza e dell'onnipotenza e scientificamente dell'onniscienza anche. E poi sulla testa c'è il giglio. Un giglio di cui abbiamo già iniziato a parlare, e parla di questo monarca. La quartina, prima di andare a dire qualche dettaglio ancora, la quartina di riferimento dice Selin Monarca. Lui cripta questo nome, comunque si inventa questo pseudonimo, che poi è una composizione, un anagramma. Comunque non voglio andare oltre su questo. Selin Monarca, avendo pacificato l'Italia è unito re cristiano del mondo, volendo morire andrà in Terra Santa, eccetera, eccetera. Parla di questo personaggio, ovviamente integrato in quella che è il processo, diciamo, della Renovatio Johannea perfettamente, e in cui in altre quartine dice anche che in qualche maniera, insomma, nella quartina dice anche, avendo ricacciato i pirati dalle onde, il riferimento è ai maomettani, quindi prefigura anche questo scenario. Ma la parte che più ci interessa, se sale un po' con l'immagine, ovviamente poi voi troverete altri dettagli, sono tutte queste candele accese. Sì. È un particolare che Pennington non tralascia. A sinistra vedi che c'è una specie di edificio, no, Sì, Francesco? È diroccato, è assolutamente, qualcosa del sì. genere. Sai cosa rappresenta questo? E questa è, diciamo, la pregnanza evangelica, teologica molto forte. Quello rappresenta la Chiesa istituzionale, quello che ne Diroccato. rimane, Sì. diroccata, mentre la vera Chiesa è rappresentata dalle candele accese. E questo in virtù anche, se permetti, di quello che il nostro Signore, per chi è credente, e non è che dice Signore, Signore, che entrerà nel regno dei cieli, cioè dice, non è coloro che si credono, perché fanno dei riti, eccetera, poi potremmo discutere sullo spirito e verità, quello che significa adorare Dio, ma chiunque faccia la volontà del Padre mio che è nei cieli, e non parlava di quello con la barba e il triangolino sopra. Parlava di qualcosa di veramente cosmicamente grande. Fare la volontà del Padre suo che è nei cieli significa agire e comportarsi in maniera, come dire, coerente e consona a quella che è la legge dell'amore che muove, come diceva Dante, il sole e le altre stelle, e ovviamente tutto il creato anche nei rapporti con gli altri, perché questo è quello che, diciamo, è interessante. Non interesserà tanto quanti culti, quante messe, quante comunioni, quante confessioni, quanti rosari, insomma. Questo può essere importante, ma è molto relativo. Quando poi, insomma, andremo di là, ci sarà quello col libro in mano, Francesco, Sì. e dice: senti, quando hai amato? Uno dice: come quando ho amato? Queste sono le cose importanti. In virtù di questo, io lo riallaccio, ho fatto un giro ovviamente abbastanza, abbastanza grande, però lo riallaccio con il valore simbolico. È bellissimo
potente, diciamo, di questa figura che è, insomma, sotto l'egida, io la chiamo sotto l'egida dell'Aquila, c'è questo novello o nuovo popolo di tanti anni, diciamo, con gli spiriti accesi. Quindi il futuro, quando sarà, non lo so, non ci sarà molto posto per il particolare, per il gruppo, per le chiese, le confessioni, ma grazie agli strumenti, agli uomini, ai mezzi che qualcuno manderà, si cercherà invece di universalizzare il tutto a tutti gli uomini della terra, Sì. realizzando l'altra grande profezia di Gesù, Sì. prima questo Vangelo, non più del regno, della grazia, ma del regno, deve essere predicato in tutto il mondo. Quando parla di questo, significa la verità deve essere detta in tutto il mondo. La verità ancora non è completa e non è stata detta in tutto il mondo, mio personalissimo parere. Guarda, la stavo studiando bene, perché poi per me questa cosa diventa affascinante. Il mentre che parli, che dai le tue descrizioni, io mi studio un po' i particolari. Sono sempre molto stato molto affascinato dalle immagini, e per me c'è dentro una grammatica, c'è come una lingua. Se si conoscono un po' la grammatica di questa lingua, si colgono altri particolari. Mi sono fatto un'idea vaga, però la vorrei approfondire meglio. Ci sono molte, troppe similitudini con la rappresentazione la condivido con voi questa impressione, poi mi dite che cosa ne pensate. Di Maria. Naturalmente non può essere Maria, la Beata Vergine Maria, per tutta una serie di incongruenze, però ci sono altrettante similitudini. Intanto, ai piedi sulla luna, noi sappiamo sempre, vediamo sempre che la Beata Vergine Maria domina sulla luna. E il simbolo che c'ha al centro, se voi guardate, ve lo faccio vedere, dai, simbolo di Maria, per esempio, simbolo di Maria, non è così, ma si richiama molto i simboli che rappresentano. Ecco, per esempio, guardate questo. Non è certamente quello che è inscritto dentro lo scudo, ma si richiama molto. Evidentemente Pennington si è ispirato a questo tipo di rappresentazione. Ok? Allora, guardate, vi faccio vedere un'altra cosa, perché ci sono dei particolari che sono assolutamente di prim'ordine, sono interessantissimi. Ecco qua, ne vediamo un altro. Naturalmente qui c'è una corona che sta il simbolo di Maria. Qui invece, guardate bene, eh? Dov'è? Torniamo indietro. Scusatemi che... sì, vabbè. Qui invece non c'è una corona, c'è un giglio. Un giglio che sta sopra il simbolo di questa, che è certamente una figura femminile. E l'unica rappresentazione di una figura femminile che richiama comunque questa vicinanza è, naturalmente, prima me lo ricordavo, ve lo faccio vedere, eccolo qui. Eccolo qua, è il giglio di Maria Maddalena. Quindi Fiordalisa, niente sì. di più facile che lui abbia in qualche maniera voluto rappresentare una figura femminile che ha moltissima attinenza con la figura di Maria, ma non è Maria, è Maria Maddalena. Quindi ha inventato un simbolo apposta che è la nuova discendenza della nuova Chiesa, dove Maria Maddalena rappresenta una figura centrale. Non dimentichiamo comunque che c'è la centralità di questi dipinti anche data, diciamo, dal valore dell'Aquila, in cui ci può Assolutamente, stare anche quello che rappresenta l'Aquila, quindi anche la funzione di Maria dovrebbe essere vista, diciamo, in questo senso. E non è una cosa facile, però è possibile quadrarla, perché sicuramente, quello che capisco io, i messaggi, diciamo, veri, perché di questo noi parliamo, e la Madonna richiamano al pentimento, al ravvedimento, anche se, come dire, Francesco, rivolte ad un'etnia particolare, perché parliamoci chiaramente, solamente per i cattolici, però quando, insomma, è rivolta a questo con concretezza, come nel caso, faccio l'esempio di Luz de Maria, che trovo molto concreti i suoi scritti, e anche lei parla ovviamente di un personaggio particolare che lei chiama Angelo di Luce, che dovrebbe essere inviato da qui a, insomma,
insomma, qualcuno che dovrebbe, come dire, comporre o ricomporre il vasto gregge e il vasto arcipelago della cristianità. Una cosa del genere, questo c'è stato dato, diciamo, di capire. Però sicuramente Maria c'entra in tutto questo, c'entrando sì. Ovviamente anche l'importanza dell'etica, diciamo, sì. divulgativa. Sì. Non dimenticherei che comunque c'è un certo legame anche tra Maria e Giovanni, no? Perché sotto la croce ricordiamo che venne affidata a Giovanni, Gesù gli disse: donna, ecco tuo figlio. Sì. Effettivamente il giglio è il simbolo cristiano della Madonna, e rappresenta anche, ho letto alcune interpretazioni, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sì. Quindi comunque ci potrebbe essere un legame anche tra l'Aquila Giovannea e il giglio, sì, il giglio cristiano di Maria della Vergine, ecco. Sì. Potrebbe essere. Certo. Sì. L'abbiamo testé commentata, certo. Bene, bene, andiamo avanti che tu si sta facendo, allora, molto interessante, si sta facendo la cosa. Allora, adesso andiamo a quello che avevi tu scoperto prima, 12, sì. Ti do il numero 12. Numero 12, e vai sulla ruota. 12 è questo qua. E allora, questo è il personaggio che abbiamo visto, qui c'è una serie di qualche particolare, poi magari voi ne noterete più di me. È il personaggio che abbiamo visto in copertina. Però lì era di spalle, qui è diciamo a terra, è, come dire, è infilzato, sì. Chiamiamolo l'anticristo, dai. Sì. Come d'altra parte ci puntualizza bene il capitolo, verso la fine del capitolo 19 dell'Apocalisse, no? Ci parla di questo. E come vedi, sì, come lo chiamavi tu, il vincastro, quello là, diciamo, papale, quello che avevi, sì, visto, che avevi visto sul ragno. Sì. Qui possiamo notare, insomma, la tonalità, la spettralità dei colori, è tutto un programma, insomma, l'emozionalità riesce a trasmetterla anche con la diversa tonalità, insomma, dei colori che sceglie Pennington. Bravissimo. Questa è la chiesa, andiamo prima di vedere un particolare importantissimo. Cosa dice la quartina allegata, Francesco? Questa me la segno, me la sono segnata, la conosco a memoria, però con l'apparenza di finta, di santa, tra parentesi, falsa santità, verrà consegnato ai nemici il seggio. Quando è l'esiege, nella maggior parte dei casi si riferisce al seggio papale, il Nostradamus è così, viene citato. Quindi questo è, diciamo, un antefatto che è stato consegnato ai nemici. I nemici ovviamente chi sono? Sono coloro che sono contrari ai figli del seme di Cristo, ovviamente, i nemici sono coloro. Poi vediamo dei particolari, insomma, questa sorta di dardo, di non so come chiamarlo, rappresenta, diciamo, una sorta di, come nell'Apocalisse capitolo 19, Michele, insomma, colpì a morte la bestia e il suo falso profeta, in questo caso, e così via. Poi ci sono un fiume di sangue, ci sono anche i sei consiglieri, quelli sono consiglieri suoi incappucciati, se vai un pochettino a destra, che se la stanno filando, ma non credo che avranno molto di che filarsi. E poi ancora a destra, insomma, ci sono immagini di morte, di distruzione, gente, cadaveri, comunque gente buttata lì, un fiumiciattolo, insomma, tutto evoca la morte. Come sulla sinistra c'è un particolare importantissimo. Vi ricordate l'edificio che avevamo visto prima in disuso? Sì, quello che rimaneva della chiesa istituzionale. Qui invece Pennington raffigura quella che è la nuova chiesa, quando ci saranno costoro, questo personaggio e la sua cricca. E vedila come la raffigura, scarna, scheletrica,
Con addobbi, io direi anche quasi funerei, perché se tu vai a vedere le lampade come lui le Sì. disegna, sembrano i lumini le plafoniere del Camposanto. È Sì. tutto utile. Ecco, questa stilizzazione che rappresenta l'edificio, che rappresenta la chiesa, torna in parecchi dipinti di Bruce Benton di Escatus, e lui la mette, diciamo, in evidenza. È una costante. Mentre lì era la vecchia in disuso, questa è la nuova, ma di tutt'altro comunque tenore e fattura. Tu conosci anche Francesco, ti ricorderai anche, vogliamo anche, ci allarghiamo, ah, la visione di Caterina Emmerich, Sì. le due chiese, facciamo finta che, insomma, corrisponda anche a questo. Ne vedi una chiesa, ne vedi un'altra, insomma, questa è quella che sicuramente non appartiene ai Di strana figlioli di Dio. fattezza, senza angeli e santi. Sì, senza angeli e santi, eccetera, eccetera, insomma. E qui poi anche dobbiamo evocare la Salette, Melania Calvà, Massimino, quando parlano che l'Anticristo, insomma, si siederà, diciamo, sul più alto, sul trono cosiddetto di Pietro. Insomma, c'è tutta una serie di profezie nel corso della storia che parlano ovviamente dell'intronizzazione dentro questa chiesa di questo tipo di personaggio. Sì. Cosa hai scoperto di più, Francesco? Così io apprendo Allora, stavolta. no, aspetta. Sennò mi sbilaccio troppo. Prima sentiamo Alessandra, poi eventualmente per non dire No, troppo. io non ho niente da aggiungere. Avrei ricollegato anch'io a Caterina Emmerich per la fattezza strana particolare della Chiesa. Sì. Se i personaggi si ritrovano anche in altri dipinti di Pennington, in particolare. Li richiama altre volte, però dal punto di vista dell'interpretazione niente di più. Va bene, a me ha fatto venire naturalmente in mente la profezia, ciò che ci hanno detto le veggenti di Garabandal, che del grande avvertimento, che comparirà un segno in cielo che comincia con la A, molti parlano di un'aurora boreale, quindi quel drappo nel cielo sembra proprio un'aurora boreale. Un'aurora. Stessa No. cosa, sembra, non lo so. Sì, no, poi ti dico, va bene, no, Un'aurora boreale. perdonami, c'ho il No, vizio no, no. di interrompere No, io. Prego. poi naturalmente c'è quell'asteroide, quel bolide, insomma, in qualche maniera lascia presagire anche qualcosa che sta per precipitare dall'alto sulla Terra, ma soprattutto qua, il bastone al centro, è facile vedere quello che sono i due serpenti e il bastone di Esculapio, no? O Ascheprio. Quindi Sì. quasi fosse un bastone terapeutico, medicamentoso, che uccide la Trinità diabolica, la Trinità anticristica, e quindi quello potrebbe anche essere come dire, la rappresentazione della potenza demoniaca nell'antipapa, cioè la manifestazione di Satana nell'antipapa. L'antipapa viene colpito a morte, qualcosa del genere, no? E quindi. Se tu prendi, sì, nel capitolo 19 dell'Apocalisse, vabbè, non lo prendo C'è la perché qua Trinità, come c'è la Trinità siamo. divina, Padre, Figlio e Spirito Sì. Santo, c'è anche la Trinità diabolica, no? Quindi c'è Satana, l'Anticristo, la sua manifestazione terrena, e diciamo l'altra componente che adesso non mi viene in mente, che è diciamo, lo Spirito Santo, lo spirito demoniaco che pervade questa entità. Vedi come tiene le mani. Sembrano le zampe del ragno della rappresentazione che abbiamo visto prima. Cioè non Ovviamente è appoggiato con le palme, è una posizione scomoda. Quindi quasi come fosse anche quella un una. ragno. Esatto, cammina come se fosse un ragno. Quindi quell'inganno di cui abbiamo parlato prima è comunque insito dentro lo spirito di questa persona, che è colpita a morte, tra l'altro, però, vedi. Ovviamente sì, il bastone ce l'ha appunto conficcato nella schiena, questo è quello È che sì. conficcato, ma questo è un bastone medicamentoso, è un bastone in qualche maniera, Sì. perché i serpenti incrociati sono sempre simbolo della cura. Noi abbiamo Dei farmacisti. Esatto.
Ecco, come vede, come raffigura, diciamo, Bruce Penton la morte dell'anticristo, comunque, in questa maniera, con tutte le osservazioni che abbiamo fatto tutte e tre anche. Sì. E che i nostri amici, ovviamente, faranno anche loro a casa, per conto loro, sicuramente. Vuoi qualche altro numero? Sì, voglio qualche altro numero, ti faccio vedere Ti do il l'immagine. 37, va, Eccolo composto qua, da 3 e giusto per... 7. Eccolo qua. Va bene, andiamo a vedere. Sì. Immagine 37, eccola. Abbiamo parlato dei due personaggi nel dipinto dove c'era il Vaticano con il Regno, ti ricordi? Due Sì. personaggi, uno più alto, c'è anche un altro dipinto in cui insomma le proporzioni fanno paura, ma comunque è uno più alto e uno più basso. Cosa sono? Lo diciamo subito. E questo ce lo disse Eugenio, e poi l'altro è di facile, anche facile, insomma, l'interpretazione. Sono i famosi due testimoni del Sì, capitolo 11 i due dell'Apocalisse. Sono loro. Sì, sono i due, e vestiti di che sacco, i due vestiti candelabri, i di due can. sacco. I due olivi o i due candelabri, che Esatto. ovviamente nella scrittura, quella canonica, non compaiono. Secondo me, una volta compaiono, quantomeno nella trasfigurazione, Mosè ed Elia. Però Mosè o Enoch, Sì. però dagli scritti apocrifi, tipo gli Atti di Pilato, il Vangelo di Nicodemo, la storia di Giuseppe il Falegname, credo anche L'Apocalisse di Pietro, l'hai detto. Alessandro. Ma l'ho Sei studiato da te, fantastico, stavo dicendo. perché l'ho studiato da qui. L'Apocalisse di Pietro, no, noi sappiamo che, io l'ho ricercato ovviamente, non, mica me lo invento, sappiamo che i nomi di questi due personaggi sono Enoch ed Elia, che conosciamo insomma come Sì. patriarchi, come profeti del Vecchio Testamento. Poi abbiamo saputo anche che tante altre rivelazioni, al nome di Enoch si affianca Mosè, per cui, come dire, nel passaggio che ho fatto io, ma non solo io, che Mosè ed Enoch siano, diciamo, la stessa entità, come dire, spirituale. E il dipinto è importante perché sono in una barca, la barca, come diceva Eugenio, ma anche Giorgio, questo qui l'abbiamo fatto insieme, vuol dire che praticamente hanno un programma comune, simboleggia questo, il vestito, diciamo, sì, l'iconografia classica è di penitenza, quindi il sacco, e così via. Cosa c'è di fronte a loro però? Questo è importante. L'albero, Eugenio ci disse, quello è l'albero della vita. Va bene, già secco di per sé, che viene colpito da un fulmine, quasi ad essere, non dico sradicato, ma... però di contro, se abbassi un po' e vediamo sopra chi c'è, ecco, di contro abbiamo nel cielo, Penton ci disegna, chiaramente non è un frisbee, ci disegna un'astronave dei fratelli o degli extraterrestri, dalla quale astronave si dipartono, non so, potrebbe sembrare neve, potrebbe sembrare manna, Io non avrei detto saprei. sicuramente Manna. Ah, manna, sì. Io ho chiesto ad un'amica, che è Simona, che ci sta seguendo, e saluto, che lei è studiosa di storia dell'arte, ma che comunque digiuna di questo tipo di argomentazioni, almeno lo era. Oggi non più, e mi disse la sua impressione. Ma per me, sì, lei non sapeva niente cosa raffigurare, cosa se potessero simboleggiare i due. Cioè, mi disse: per me sono come particelle di DNA. E cavolo, è una bella interpretazione. Particelle di DNA che vanno a sanare, che vanno comunque a proporre qualcosa di terapeutico, di salvare, diciamo, un innesto genetico, comunque di riprogrammarlo, di riproporlo, insomma di riadattarlo, un qualcosa del genere che viene dal cielo. Ora non vorrei allargarmi troppo, ma come diceva Eugenio, Ti stavo tantissime dicendo, sono state. Prego, questa tantissime saetta, dico solo. Sì.
Prego, la saetto. Sicuramente non è opera degli alieni, quindi è la No, manifestazione no, del no. divino che si manifesta sul piano terreno. Naturalmente i fratelli sono lì non come spettatori perché compiono anche loro un'operazione, che è quella magari di seminare la terra con un nuovo DNA per la razza Esatto, che verrà. simbolica, simboleggia. Quindi sono compartecipi dell'opera del divino sul piano terrestre. Sono chiamati a Esatto. compiere la loro operazione in accordo col piano divino. Perfetto. E la saetta rappresenta una logica quasi fisiologica conseguenza di quello che è avvenuto all'albero. Va bene, perché si deve prima, come dire, resettare, diremmo in Sì. termini informatici, e poi riavviare. Un altro particolare ancora, ecco, tu lo stai evidenziando, sulla destra, guardate cosa torna, la chiesa, quella lì. Questo ci sta a puntualizzare il fatto che l'opera, diciamo, la missione di questi due misteriosi personaggi, descritti per bene nel libro, nel capitolo 11 dell'Apocalisse, avverrà durante il periodo, e qui se lo mettono in testa, della grande tribolazione e del cosiddetto governo mondiale di questi personaggi che fanno capo a questo tizio, insomma, che abbiamo visto poco fa colpito a morte. Quindi questo sarà, diciamo, Pennington ci fa vedere come durante la missione, l'attività di questi due personaggi, insomma, quello che sarà la Chiesa, come si suol dire, ufficiale, che ovviamente sappiamo completamente e totalmente scollata da quella che è, diciamo, il reale popolo di Dio. Altre osservazioni? Non so, Alessandro o Sì, brava Francesco. Alessandra, no, ti volevo chiedere una cosa, ma a che anno fanno riferimento questi disegni? Sandra, allora, ti ricordi Alessandro? 77 quando uscì il Sono, sì, nel libro? libro di Escatus sono 77, completati tra il 77 e i primi del 78. E lui magari li dipinse, ci mise Sì, mano mesi prima. comunque ha iniziato nel 73 a lavorarci, quindi. Ok, 73, 78, 83, 90, è sempre interessante, ve la faccio notare, una sorprendente rassomiglianza di queste strutture con quello che di fatti è al momento oggi, almeno, il grattacielo più grande del mondo, il Burj Khalifa, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Guardate che straordinaria somiglianza che c'ha nella sua rappresentazione. Ingrandisci Eccolo. per i miei caricati occhi. Sì, Scusate. è vero, vero, è vero. Sì, Francesco, sì. Sì. Che facciamo? Allora diciamo che come per il disco di Adam e sulle lampade. Non fu Adams che copiò dalle lampade, ma fu in questo grattacielo che hanno copiato da Pennington. Non te lo so dire, però è chiaro No, che è una possiamo dire battuta, che dunque. forse, no, forse potrebbe essere questo il tempo dell'anticristo, visto che comunque c'è in qualche. Che poi è una cattedrale, cioè veramente, se noi ci pensiamo adesso, qui siamo di fronte alla distruzione di un albero che rappresenta l'albero, probabilmente la progenie di questa generazione. Quella forse non è nemmeno la chiesa, ma è l'antichiesa, che l'antichiesa è poi quella del consumismo, dell'iperproduttività, di tutto quello che poi può essere rappresentato dentro una civiltà completamente artificiale, no? Un luogo completamente artificiale che non ha niente più di spirituale, dove c'è solo economia, denaro, lusso. Se non è questa un'antichiesa, io non so quale potrebbe essere l'antichiesa. Cioè un Sì, mondo comunque viene completamente descritta così, anche esteticamente, come una chiesa dalle fattezze strane, artificiale. quasi Sì, asettica. sì. Sì. Sì, non ho potuto fare a meno di notare questa somiglianza, però naturalmente poi
basta guardarlo, sono insomma. delle indicazioni che lui sul piano profetico vuole dare in sintonia, diciamo, con quelle che sono le, come si chiama, ci sta dicendo che praticamente in quel periodo in cui ci saranno questi due, che poi non è che saranno come quelli là che si sono vestiti con l'aiuta gridando a Piazza San Pietro. L'hai visto quel video, no? Sì, Simpatici, devo l'ho visto, dire. fantastico. Sì. No, però l'ho Simpatici. visto e ho detto, vabbè, questi hanno studiato oltre misura, sono andati oltre Sì. misura rispetto all'interpretazione dei Parlava fatti l'inglese. scatologici. L'ho visto, grandioso veramente. Erano Saranno inglesi, tra personaggi. l'altro, sì, erano inglesi, Un italiano erano traducendo. italoamericani, sì, uno traduceva, l'altro pure era italoamericano, traduceva letteralmente quello che stava dicendo il predicatore, Sì. sì. Mi hanno fatto simpatia, tenerezza, però, anche per la verità. Quindi stavo dicendo, non è che saranno due, ecco, a questa maniera, sono personaggi che comunque assurgeranno a rinomanza mondiale, perché anche il capitolo 11, poi, insomma, quando verranno, come dire, uccisi pro tempore, e ce lo fa capire bene. Quindi, e avranno ovviamente. Avranno anche un seguito ovviamente di collaboratori, un seguito anche di popolo, e posso anche dirti, questo è il mio sentire, che contribuiranno ancora a seminare e a, possiamo usare il termine teologico, a salvare tante e tante anime. Sì. Beh. Mi pare che Maria Valtorta, a proposito dei due testimoni, disse che porteranno durante gli ultimi tempi molti agnelli di nuovo alla Chiesa, la Sì, vera Chiesa, a Dio, peccato che facciano quindi una sì. brutta fine per un Però per breve tempo, poi. per breve tempo, infatti, sì. Per dire anche, c'è sempre dagli scritti apocrifi, ci dicono ovviamente avranno anche, come Eugenio diceva, le loro controparti femminili, comunque avranno due compagne, il cui nome, diciamo, antico, comunque cosmico, è Scila e Tabita. Quindi Enoch e Scila e Elia con Tabita. Questo qui anche. Ma sarà quello comunque che sarà. Senti, E Saro, ci hai sono notato stati. in questo disco una certa somiglianza con quello ripreso da Antonio Urzi, il disco d'oro? Perché c'ha questi riflessi dorati sotto, che c'ha questa struttura tipo scodella, quello che aveva ripreso Antonio Urzi qualche tempo fa. Sì, certo, Francesco, ma Come colorazione proprio. non mi sorprenderei, diciamo, più di tanto. Comunque, lui avrà ovviamente visionato alcune foto, alcune cose, oppure se le ha inventato, come gli ha detto l'intuizione, la cosa l'ha fatto. In realtà sì, l'apparenza sembra metallica, in effetti, come dici tu, Francesco, sì. Comunque, qui mette in campo diversi soggetti, i fratelli del cosmo, Ve lo faccio vedere perché l'ho trovato. Eccolo qua. due testimoni, ecco, sì, molto somigliante, sì. Questa è, diciamo, quella dorata. I fratelli del cosmo, quindi simboleggiate dal disco, il disastro, comunque la situazione dell'albero della vita, comunque della genetica dell'umanità, la testimonianza ultima, come scritto nell'Apocalisse, di questi due, e poi anche, diciamo, l'impostura religiosa che comunque farà da padrona in quel tempo, che non sappiamo quando è, Francesco. Io ormai, sai, sono diventato un po' allergico alle date. Ah, Ora, certo. fra 20 minuti, fra 25, no, 25 minuti massimo, c'è l'avvertimento. Ce n'era uno, veramente non voglio parlare, se no devo prendere il foglio, e se no No, 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 mi vabbè, sono no, seduto. andiamo per la nostra strada che stiamo andando bene, che è tutto molto accattivante, dai. L'altra figura che adesso viene è la figura forse che conoscono tutti, è la 35, la più famosa, la Sì. più gettonata, quella che forse che piace di più. È quella che ci interessa a tutti. Così ci leviamo da questo mare di guai e ce ne andiamo da qualche altra parte. E finiamo con questa storia. Ah, dai. E vai con il prelevamento. Sì. Allora, Eugenio chiamava questo dipinto
Allora, ci faceva vedere, e questa è la salvezza, diceva. E vediamo uno scenario ovviamente di guerra, anche la quartina allegata da Pennington parla di quella famosa fuoco vivo, sarà lasciato il fuoco vivo con morte nascosta dentro le sfere. Insomma, parla di questo, quindi diciamo, lascia presagire ovviamente qualcosa di spaventoso a livello. Che dicevi, Francesco? Non ho capito. Sto notando Sospiro. particolari straordinari che mi fanno tornare in mente cose che ho già visto. Ormai la mia E mente boh, vuoi funziona per dirli? sempre. Dopo ve li faccio vedere. No, Va bene, ve li cerco e ve le faccio vedere poi. con molto piacere. E allora, qui chiaramente quello che a noi interessa di più, a parte diciamo, l'aspetto circostanziale della guerra, sono i prelievi. Ma i prelievi, se spostiamo a destra, infatti in zone che qui insomma lui dipinge come delle case, le abitazioni di montagna, comunque sia, fatto in una duplice maniera, in un duplice modo. Ti ricordi ne parlammo alla Lamezia Terme? Quel famoso Sì, giorno che ci conoscemmo, Francesco. E certo. allora, mentre abbiamo le astronavi, chiamiamo così, che con il loro raggio di luce, questo cilindro di luce, Sì. aspirano per come insomma abbiamo sempre immaginato, per come insomma desideriamo, prelevano in pratica persone che saranno radunate o che si trovano lì. Abbiamo da un altro punto di osservazione una sorta di, come dire, di figure umane, però di fuoco, no? Chiamiamolo così per il momento, che vanno, ce n'è uno in primo piano, che vanno a raggiungere e sollevano un tizio. Questo è un altro tipo di prelievo. Qual è la differenza? San Paolo, nella lettera. Due lettere dovrebbero essere ai Corinti, sicuramente una, e ne parlerà anche in quella dei Tessalonicesi, Sì. sviluppando ovviamente altri particolari su quello che lui chiama il rapimento, perché come sappiamo, diciamo, è lui che ha coniato questo termine, no? Che poi il vocabolo è arpazzò, che significa siciliano arpigliare, proprio di impeto e di forza in un batter d'occhio. Parla. Vediamo se lo riesco a leggere così magari prelevamento. Ecco quello che dice Polo. Tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, incorruttibili e anche noi saremo mutati. Poiché la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale l'immortalità. Sostanzialmente ci sta dicendo che negli istanti del rapimento, poi possiamo approfondire per chi è questo rapimento, per chi sono costoro destinatari di questa cosa, i Sì. corpi dei prelevati, ma come abbiamo visto, non di tutti i prelevati, questo lo voglio far rilevare, anche se a molti non ci hanno mai pensato, i corpi di alcuni dei prelevati muteranno repentinamente, subendo un passaggio da uno stato di corruttibilità, come dice lui, e di immortalità, Si vede ad bene uno qui. stato di incorruttibilità e immortalità, il che equivale a dire, Francesco, il famoso salto dimensionale Sì. e il definitivo abbandono, diciamo, della densità della terza dimensione. Paolo poi continua con altre cose. Quindi lui lì sta parlando e lo dice chiaramente durante il rapimento, ma ripeto, non è per tutti, e Pennington ancora una volta centra questa cosa perché ha due sistemi di prelievo. Sì. Durante il rapimento per alcuni il prelievo ci sarà, sta parlando Paolo, come parlava di questo, l'acquisizione di un corpo nuovo, quello che chiamano il corpo di luce, insomma, non il religioso, il corpo glorioso. Ma non è per tutti, solamente per alcuni. Alcuni saranno prelevati,
e mutati, lui dice, in un batter d'occhio, nell'aria, senza che ce ne accorgiamo, si utilizza proprio questa espressione, saremo mutati in uno stato, eccetera, eccetera, c'è una sorta di transfert, diciamo, dimensionale. Ovviamente lui parla da corruttibile a incorruttibile, insomma, con le sue parole ci sta dicendo un salto dimensionale non indifferente. Questo, diciamo, è quanto grosso modo. Poi mi interessava invece a me sapere cosa avevate visto, Io ho visto delle Alessandro. cose assolutamente interessanti, ma siccome sono Posso cavaliere senza svelare che calà, abbiamo senza visto la cavalla, stessa cosa? dai, dai, vediamo, vediamo, perché A io l'ho già. me, allora, il simbolo centrale ricorda un dipinto antico del 1561, la cosiddetta Ah, battaglia scusa. di Norimberga nei cieli. No, È scritturata, scritturata, scritturata. E identico. infatti è quello che ha ricordato anche a me. È proprio Me lo così. immaginavo che era questo. Ma l'hai preso istantaneamente? Ce No, l'avevi perché l'ho pronto? Cioè, cercato prima, l'ho perché cercato. siamo rimasti inchiodati, siccome vedete il simbolo è esattamente lo stesso, cioè ci sono queste, diciamo, queste strutture con queste quattro palline incrociate, e lo troviamo anche nel simbolo di Pennington, qua, eccolo qui. Sì. Ma alla stessa maniera troviamo le travi, no? Noi stiamo facendo una serie, anzi tra poco tornerà Ivan Ceci, che ci sta amabilmente Sì. raccontando tutte quelle che sono le presenze e gli avvistamenti nel Medioevo e nel Rinascimento degli avvistamenti UFO, e appunto spesso Bello, ci è ha bello. parlato di questi ritrovamenti nei dipinti, nei racconti, nelle storie di questo periodo. Quindi è chiaro che mi è venuto subito in mente la stessa cosa. Brava Alessandria, ottimo. E quindi c'era qualche altro particolare che avevi visto che volevi aggiungere? No, io no. Sì, è assolutamente. Cioè, secondo me a un certo punto Pennington ha anche lui pescato e rielaborato simboli e immagini che aveva comunque studiato, ricollocandoli secondo la sua arte dentro i suoi dipinti. Quindi si è rifatto a delle conoscenze che comunque erano già presenti, le ha rielaborate, poi ispirate. Perché è chiaro che queste sono le travi, ma come ci diceva giustamente Ivan Ceci, non è che l'artista quando faceva il disegno aveva visto la scena, stava semplicemente disegnando il resoconto che i testimoni oculari avevano potuto aver modo di osservare. Quindi quando questi gli dicevano c'erano come delle travi in cielo, è questo che poteva disegnare, delle travi in cielo, ma non è che erano travi. È chiaro che, come dire, 500 anni dopo, con il background di 500 anni dopo, Pennington fa la stessa cosa, però ridisegnando le travi in cielo con una, diciamo, già con una visione extraterrestre, cioè con una visione della fantascienza, di tutto quello che era la cultura, anche la cultura pop di quegli anni, voglio dire. Basta. Sì. Poi c'è anche un'altra quartina di Nostradamus, dice gli dèi faranno apparizione ai mortali quando questi, cioè, saranno autori del grande conflitto. Potremmo anche inquadrarla più o meno, perché sullo sfondo comunque sì, Francesco, c'è qualcosa di terribile, comunque ci ricorda Sì. nell'immaginario o nella volontà del pittore, insomma, di descrivere anche catastrofi di guerra, diciamo. Sì. Sicuramente, Senti, però in questo terrazzo, contestualmente sì, in questo sì, terrazzo abbiamo proprio che la rappresentazione. dove vorremmo esserci tutti, dicevi? C'è la rappresentazione dei passi del Vangelo: uno sarà preso e l'altro sarà lanciato. Una era la macina, una viene presa e l'altro, uno era nei campi, uno viene preso e l'altro verrà lanciato. Perché vediamo che diciamo, una presenza viene trasportata, viene trasferita, l'altra rimane sul terrazzo con le braccia protese, però di fatti non viene rapito. Anche questo particolare, insomma, non sfuggì sia a Pennington, ma non sfuggì anche ad Eugenio. Sì, lui diceva: vedete, uno viene preso, ma preso in quella maniera che abbiamo descritto, Certo, l'altro certo. viene. Sì. Buona osservazione, Francesco. Sì. Possiamo, come dire, farti diventare membro onorario.
Membro onorario del club, mandatemi la tessera, per favore. Va bene. Socio zoppicante, ma socio, claudicante, socio, insomma. Allora, con questo noi diciamo abbiamo esaurito una prima parte, però ancora c'è, possiamo continuare Sì, se vai, vai, non è vai, vai, che mi opportuno. sto divertendo stasera. Ah, vuoi il numero Sì, 21? 21. Questo Sì, è se ci sono o non terribile. ci sono le persone collegate, guarda, è secondario, cioè tanto ci seguono, questi se sto, se, l'altra, una sera ho fatto una live, era l'una e ancora stavano là e non mi facevano andare a letto. Quindi non è quello il problema, dai, che ci divertiamo noi, impariamo qualcosa. Vabbè, qui andiamo ovviamente uno scenario Sì. politico attuale, non saprei perché. Comunque, quello che vediamo, diciamo, abbiamo tre simboli che rappresentano le tre confessioni, come dire, loro dicono monoteisti e comunque cristianesimo, l'islam e l'ebraismo. Sì, la croce, la luna e la stella di Davide si vedono Sì, bene, certo. ovviamente lo scenario è tutto uno scenario di distruzione, di guerra soprattutto, anche quel silos che sembra essere, quella torre che sembra essere al centro, con, diceva Eugenio, l'atomo di idrogeno, però con la sbarra al contrario, che non è quella che unisce, ma quella che scinde, che divide, ricorda un po' la storia del nucleare, e quello è l'altare, il totem, insomma, che trionfa e padroneggia, e che vede la mezzaluna che è stata bruciata, la stella di Davide, fumante, quindi, e Bombardata. l'Occidente, sì, e l'Occidente insanguinato. Sì. Vedere tutte quelle insegne, quelle cose, insomma, Questo attentati, quello che sia. è molto tranquillizzante, proprio non c'è speranza per nessuno. Diciamo, è uno scenario anche questo. Io mi ricordo di una quartina di Nostradamus, però non la lega a questo, ovviamente, lui. Però la voglio citare perché anche qui, diciamo, questo è il valore anche storico spirituale di Nostradamus. La sinagoga sterile e senza alcun frutto verrà ricevuta tra gli infedeli. Il periodo storico, questo te lo assicuro, di questa quartina è il 1946. La sinagoga significa gli ebrei, però poi lui aggiunge due connotazioni, e che sono le stesse che utilizzano Giovanni e Paolo quando parlano degli ebrei, sterile e senza alcun frutto, perché loro non hanno più il mandato, diciamo, superiore di trasmettere nella genetica, nei valori spirituali, quindi sterile e senza alcun frutto, perché hanno anche rifiutato, in virtù di avere gli attributi di Sodoma ed Egitto, poi potremmo spiegare anche quello che significa. Va bene, verrà ricevuta dagli infedeli, e poi dice: la figlia del perseguitato di Babilonia, misera e triste, gli troncherà le ali. Questo, diciamo, è di un po' più difficile interpretazione, ma quando parla della sinagoga sterile senza alcun frutto, che verrà ricevuta dagli infedeli, parla della costituzione del regno di Israele in mezzo agli infedeli in tutte le nazioni arabe, c'è scontato praticamente da tutte le nazioni arabe, quindi in mezzo agli infedeli, usando, parafrasando al contrario, paradossalmente, il vocabolo che sono i maomettani a usare per noi, e noi lo usiamo per loro, Nostradamus lo usa per loro. Diciamo che Nostradamus era di origine anche ebraica, di famiglia ebraica. Sì. Quindi questo è uno scenario. Ora ce n'è un altro che è un po' più inquietante. Ah, il numero vuoi? 39. No, no, aspetta, aspetta, ci sono dei Ah, particolari no, qua no, che mi prego. hanno agghiacciato il sangue e volevo capire se Alessandra C'è aveva degli molto. ulteriori elementi da sottoporre alla nostra attenzione. No, vabbè, io avrei dato, cioè, mi fa pensare anche magari alla distruzione delle religioni monoteiste in nome di un'unica religione mondiale, che sarà presieduta poi sempre dal simpatico personaggio anticristico,
Quindi ho pensato anche a una distruzione in questo senso, di quei valori in nome di una religione che poi sarà comunque completamente svuotata, cioè che unirà fintamente tutte le religioni, però non avrà assolutamente nulla di realmente spirituale. Di sicuro comunque non la vera spiritualità della Chiesa superstite, ecco. Ho pensato anche a quello, mi fa pensare un po'. Allora vi dico che cosa ci vedo io. Prendetela anche questa come un'ispirazione. Naturalmente non so quanto potrebbe essere attendibile, però vedete voi. Allora, ci sono le tre grosse religioni monoteiste. E tutte e tre sono, diciamo, collegate a questa struttura centrale, che è una struttura tipicamente industriale. Noi siamo di fronte a qualcosa, a un contenitore, dove questi sono carrelli trasportatori, nastri trasportatori. Siamo in una zona industriale e siamo di fronte a un mare. C'è un particolare che a un certo punto mi ha lasciato stupefatto e si trova qua nell'angolo in basso. Qua, esattamente. Questo è incontrovertibilmente grano. Quindi, e se questo Sì, fosse sì, un sì. silos di grano e quindi la crisi alimentare che si sta prospettando per tutte le parti del mondo, questo potrebbe essere la rappresentazione del mare di Azov. E questi possono essere i simboli stilizzati dell'Azov e dell'Azovstal, quindi della Quella è una guerra leggenda, in. Esatto, sicuramente, è la G russa. esatto, esatto. Quindi questa è una rappresentazione. Noi abbiamo sempre detto che prima di ogni cosa ci troviamo di fronte ad una guerra prima spirituale, e quindi tutte le forze spirituali hanno una manifestazione sul piano terreno. Quindi ciò che vediamo qua è un esercito spirituale che si sta muovendo in battaglia l'uno contro l'altro. Questo naturalmente è l'entità che in qualche maniera spinge gli uomini a farsi la guerra, ma stiamo andando verso un bombardamenti, aerei. È chiaro che questa è una scena di distruzione, questa che vediamo in quest'angolo qua, come di città lontane completamente bombardate. È quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina, soprattutto nella parte del Donbass, eccetera, eccetera. Però questo è il mare di Azov, assolutamente, dove sono in questo momento fermi i depositi di grano che non possono partire e che stanno affamando tutte, soprattutto come dice, le aree del mondo, il Nord Africa, l'Arabia Saudita, l'Egitto, tutta quell'area che sostanzialmente vive con il grano che viene prodotto in Russia e in Ucraina, perché qui è indubbio che questo sia grano. Quindi Sì, questo è quelle sono grano. spighe di grane. Queste sono spighe di grano che è fermo e questo è il silos da quale tutte le culture in qualche maniera si alimentano. La guerra e carestia. Quindi io non lo so, ora se lui aveva già avuto un'ispirazione a quei tempi, probabilmente qua l'ha messa secondo un codice. Poi tra l'altro vi faccio vedere una cosa, perché è chiaro che non sono quelli, eh? Però i simboli dell'Azov sì, ci sono tutti, anche se stilizzati. Non so se vedete non la forma, la fattezza. È incredibile Sì. questa cosa. È incredibile. Se lui in qualche maniera ha avuto un'ispirazione, è certamente degna di attenzione anche questa. Il volto, insomma, demoniaco, terribile che vediamo di Sì. morte tornerà in un prossimo dipinto anche. Sì. Beh, Francesco, Vi certo. aggiungo elementi di valutazione, poi fate voi, non è. Sì. Poi, in quanto a scenari, il prossimo, il 39, è un altro scenario, ne abbiamo altri, ancora altri due, Sì, e ce li questo qui, vogliamo. insomma, parla, praticamente, vi leggo un po', vediamo se qua l'ho scritta bene.
La quartina di Nostradamus che Pennington ha ritenuto di dover associare a questo dipinto. Sì. Da Fez a quelli d'Europa il regno si estenderà. Chiaro, eh? Incendiate le loro città e la loro lama decapiterà. Così è scritto. Il grande d'Asia, grande d'Asia, per terra e per mare, grande armata, uniformi, blues, che ci dicono significa uniforme, il colore dei vestiti, uniformi militari, cioè prelati, croce, a morte passerà. Insomma, sì, è un po' così ermetico, ma non troppo. Parla, beh, Eugenio ci diceva, insomma, abbiamo pensato che questo fosse, diciamo, il Corano che viene bruciato quasi a rigettare la spiritualità, che comunque posso pensare io, quasi a rigettare la spiritualità, che comunque anche nel Corano vi è sicuramente inserita, diciamo, il contenitore spirituale, a divenire, diciamo, il mondo maomettano musulmano di odio proprio viscerale, tremendo, contro gli occidentali, in particolare, diciamo, i cristiani. Quindi qui parla di uno scenario del genere che comunque sentiamo evocare spesso anche nelle profezie, diciamo, dei messaggi attuali della Madonna, di questi maomettani e così via. Non so, quello che trovate ancora, perché l'immagine seguente è un completamento di questa o comunque una cosa Andiamo a simile. guardare qual è la numero. No, aspetta, la numero 4, 4. Questa è un'altra immagine. Insomma, si vede questo guerriero, diciamo, indubbiamente. Arabo, arabeggiante. Sì, un moro arabeggiante, un'Europa tutta di un colore, un rosso che può far pensare anche la Sparo Rossa con le profezie, è una sorta di alleanza, come scritto da Bosco, Giovanni Bosco, anche da Nostradamo stesso, con quella che, insomma, nella suggestione è ancora la nazione rossa, cioè la Russia. Potrebbe, e si tratta di scenari, attenzione, cioè, io li vedo come scenari possibili, ma non è detto che debbano. Poi abbiamo che cosa? Libia, il Golfo della Sirte, lì pianteranno le loro insegne, abbiamo la Tunisia vicino alla Sicilia, e poi questa immagine in basso, in realtà sembrava un'isola, poi vi dico la mia impressione, per me. Potrebbe significare, no, è l'incendio di qualcosa. Potrebbe significare, sai che cosa, Francesco? Siviglia, l'Alcazar di Siviglia, e questo non sarebbe altro che un ramo, perché lì hanno fatto un lavoro, una specie di rio, lo chiamano loro, un ramo del Guadalcavir, che è il fiume che attraversa Siviglia, è molto simile, o è molto simile, diciamo, anche al disegno. Quello a me potrebbe sembrare l'Alcazar, però ripeto, la butto lì giusto per dare un'identificazione. Di sicuro, insomma, questo è una delle altre fobie, delle altre paure che non fanno dormire i cristiani tantissime volte, no? L'arrivo, insomma, l'invasione che potrebbe esserci, per adesso ci sembra una cosa veramente improponibile e assurda, però è stato anche profetizzato. Spero che faccia parte delle profezie, di quel tipo di profezie che servono solo a incutere timore e non si realizzi, oppure se, perdonami Francesco, la infinita sapienza, diciamo, di colui che chiamiamo Dio, se ritiene che questo sia necessario per punire e riprendere la corrotta, molle e senza Dio Europa, che succeda, che avvenga, però io no, non lo so. È uno scenario possibile, anche delineato ovviamente dalle profezie, chiaramente Nostradamus e altri, Pennington chiaramente conosceva, perché hai detto lui si è interessato poi.
è divenuto un divoratore, diciamo, dei testi profetici, eh? Però è riuscito a combinare un ottimo lavoro, secondo quello che capisco io, anche a volte con dei centri spirituali e di merito veramente notevoli, eh? Ora c'è una figura terrificante. Beh, no, intanto le vostre impressioni, visto che stiamo facendo così, perché è importante anche questo, su No, questa. volevo Allora, dire, io ho non... un'impressione Vai. del paesaggio sotto, però. Vai, Alessandra, vai. No, io volevo dire, per quanto riguarda un'eventuale islamizzazione dell'Europa, non è una cosa che avverrebbe sicuramente in 2 giorni. Però se ci fosse un conflitto mondiale, cioè, notiamo che gli unici che stanno sostenendo la Russia sono comunque i paesi musulmani. Quindi, in previsione di uno spartimento di un bottino, un domani gli islamici potrebbero arrivare in Europa. È sempre una cosa che non Questa è avverrebbe, una penso. saldatura che Però... possiamo dire, sì, che non è fantascienza totale, ma lì No. entrano in gioco altre valutazioni di carattere geopolitico, perché allora la NATO qua e là, insomma, i discorsi poi non lo so come saranno, però Ci sarebbe sì. magari uno scontro, ma secondo me la NATO avrebbe la peggio. Comunque, lasciamo... diciamo che effettivamente, se noi andiamo a vedere, già i ceceni stanno combattendo con i russi e sono Sì. Sì. musulmani. E la Russia è sostenuta solo dai paesi arabi, ora come ora. Quindi non è una cosa così fantascientifica. Anche Poi, certo, dalla non è Cina, detto che sia diciamo. vero, però. Vi dico semplicemente due Sì. personaggi per dire, no, speriamo che sia solo, insomma, un esercizio di retorica linguistica quello che stiamo facendo, ma due personaggi che fanno accappano. Uno è quello che ha il nome che è l'anagramma di dragone, Erdogan. L'altro è uno psicopatico conclamato, Salman, dell'Arabia Saudita. Ecco, questi sono personaggi pericolosissimi. Ambedue aspirano alla spada dell'Islam. Ambedue. E sono personaggi pericolosi e senza scrupoli. Poi, comunque sia, Dio ci voglia bene e ci protegga, dai. Sì, infatti. Andiamo alla prossima immagine, che non è per nulla Allora, rassicurante. questo Prego. paesaggio che vedo qui, il Ecco. paesaggio per me, a mio avviso, dalla foggia degli alberi, mi richiama naturalmente a un lago, del nord Italia. Non so se il lago di Como, il lago di Garda, ma comunque un lago. Tra l'altro, il lago di Como ha diverse isolette con castelli sui... Sembra un paesaggio europeo comunque. Adesso poi magari sarà nella Loira francese, non lo so, però sono abeti, sono alberi d'alto fusto, Io tipici ho dei pensato paesi del lo nord. stesso. Potrebbe essere o un lago magari di Garda o Sì, il lago di magari anche Garda, qualcosa di il lago. più grande. Sì, perché i paesaggi sono Hanno dei quelli là. castelli così. Sì, bravo. Assolutamente. Va bene. L'altra. Terrificante questa, la 33. La 33. No, perché le altre erano rassicuranti. Oh, Ah. ma vedi lui. Vedi. Allora, Moloch proprio, c'è qui qua. diciamo che Sì. uno parla di risuscitare gli dèi infernali di Annibale, terrore grande. Aspetta, vediamo se la riesco a trovare. Qual è la numero 33 e la 230? Devo prendere qua la quartina di Nostradamus. Commentate voi nel mentre che cerco la quartina. Commentiamo, c'è questo che c'è molto poco da Quali commentare. sono? Ci sono alcuni. 230. E Qua c'è. allora, la quartina associata è però. No. Sarò. Mi pare che sarò stavolta. Anche due. Ok. Ma questa è la prima, certo. Devo avere un colloquio più presto con Santa Lucia che mi aiuti. Oggi ho prenotato la visita oculistica, ma quindi.
Succede, Francesco, a una certa età. A una E certa allora, età, io ho quattro paia di occhiali. è la 30, ma non è neanche questa. Dov'è qua? 230. Come mai non è questa? Uno che gli dei di Annibale, che gli dei infernali di Annibale farà rinascere terrore degli umani. Mai più grande orrore si narrerà di ciò che da Babele verrà ai romani. Beh, poi si dovrebbe ricapitolare questo, vedere, confrontarlo con il francese e tradurlo meglio perché, per dargli un senso ancora più compiuto. Comunque, questa qui è un'immagine anche, diciamo, biblica, perché ci riporta ai capitoli 17 e 18 dell'Apocalisse, la gran meretrice, la Babilonia cosiddetta, d'accordo, anche l'evangelica Babilonia, di cui diciamo o Mammona, come la designava, diciamo, il Cristo, Gesù il Cristo. Ovviamente è abbastanza eloquente, Francesco, la moltitudine che entra dentro di lei, anche lì, insomma, come è strutturata la situazione, come se entrasse dentro e i disegni a sinistra che ritorneranno in altri dipinti che stasera non vediamo, ma comunque sono disegni di morte, come questi qua, questa specie di fiore con le foglie. E sono dei simboli che lui appioppa a determinate situazioni e a determinati personaggi in altri dipinti ancora. Quello che credo tutti noi abbiamo notato, a parte insomma i candelabri, cioè la moltitudine, è il colonnato, quello Certo. insomma, è il colonnato del Bernini, Sì. chiaramente di Piazza San Pietro, per dirla in maniera. Anche questo, voglio dire, è abbastanza indicativo. Ora non vogliamo, però, diciamo, tutto porta almeno ciò che evoca questo dipinto, evoca, ti ripeto, ciò che in parte è scritto nei capitoli 17 e 18 dell'Apocalisse, la reprimenda, il giudizio terribile di Dio, come dice Giovanni, verso questa prostituta, che poi è l'impostura religiosa. Attenzione a non confonderla con la Sì. Chiesa. Come valore, ma storico, ma come valore concettuale, teologico, l'impostura religiosa. E che qui ce la fa vedere, ce la presenta, diciamo, in questa maniera. Qualcosa da dire qui? Io sì, però non so, Alessandra, prima tu, dai. No. No, qui mi sembra abbastanza. Vabbè, naturalmente, ma avete capito chi è questa figura centrale che sta su questo piedistallo? Per me, io quando l'ho visto, infatti sono andato a prendere l'immagine perché. Guardate, ve la faccio leggere perché è chiaro, guarda, io non ho studiato Pennington, non ho studiato i suoi lavori, insomma, però. A questo punto mi riprometto di farlo perché c'è un simbolismo. Lui ha certamente consultato testi antichi, dalla mitologia Certo. classica, dalla mitologia greca, dalle profezie, quindi ha poi reinterpretato in chiave moderna, vi ripeto, in base alla sua arte, ciò che comunque aveva letto da qualche altra parte. Perché vi faccio vedere, questa è la rappresentazione della Gorgona di. Sembrano Medusa, un Esatto, quella è po'. la Gorgona, sono le Gorgoni, quella è Medusa. Infatti, se voi andate a vedere. Il simbolo, eccolo qui, è lei al 100%. Guardate la faccia con la lingua di fuori, i denti e i capelli sono serpenti. Vedete? Penti. Eccola. Cioè è uguale. I denti, state vedendo? I denti Sì. rivolti verso l'alto, guarda qui, i denti e la lingua sporgente. Guardate gli occhi con i capelli. Ma poi c'è un particolare che è assolutamente interessante, si vede qua. Il corpo, qua è rappresentato con delle scaglie e qua è il corpo di questo essere alle scaglie. Ma se andiamo a leggere la descrizione che si fa nel mito, e qua c'è scritto chiaramente,
Eccolo qua, una trasformazione, penso per essere immortale, proprio come conquistato la testa di Mesut. In realtà non aveva fatto nulla, aspetta, il corpo, eccolo qua, lo vedete? I loro corpi erano ricoperti di scaglie impenetrabili e il loro sguardo aveva il potere di uccidere trasformando gente in statue. E quindi siamo proprio in pieno rispetto alla cosa che stiamo vedendo qui. Quello che vediamo sotto, la gente in statue, sostanzialmente gente trasformata in automi senza più nessuna capacità di avere autocoscienza. Quindi stiamo parlando di dei classici zombie, gente zombificata che non ha più nessuna capacità di... Quindi legate a un dio, cioè a un dio, a un'entità assolutamente distruttiva che li vuole servi ai suoi piedi, infatti sono postulanti, stanno lì quasi in adorazione di questa divinità che però li rende schiavi perché li pietrifica al suo culto. È una donna, naturalmente, c'ha i seni, non è che Sì. c'ha. Sì, la figura è quella che dici tu, e sicuramente Pennington avrà attinto perché c'è le similitudini che hai fatto notare sono forti. Però diciamo il riferimento è anche alla Babilone, alla donna Ma certo, ma vengono da là, sono tutti miti che vengono da quell'antichità, sì. certo, assolutamente. La, Poi no, la lui che cosa Babilone fa? dell'Apocalisse. Il Babilone Sì. dell'Apocalisse, poi lui che cosa fa? Dove cala questo mito, questo culto? Lo cala all'interno del colonnato di San Pietro, quindi sostituisce il culto del Cristo, della religione cattolica, con un culto antico. Quindi c'è tutto il ritorno dei dei, delle deità, con tutto quello che è stato il mondo antico, con tutte le sue aberrazioni che possono ritornare oggi. Poi, tra l'altro, se guardiamo bene, questa struttura sembra quasi come si chiama? La pietra quadrata Agaba, sì, Agaba. Sì, la gabba, esattamente. sì. Quindi queste persone che stanno qui sembrano le persone che stanno in rotazione quando vanno in pellegrinaggio stanno intorno alla pietra nera, ecco, non mi veniva il Eh termine. sì, poco è lasciato al caso, dico, Sì, poco è così lasciato al caso, accendendo, ma è tutto. perché nella sua idea lui quanto più poteva, diciamo, indirizzare attraverso il simbolismo e quindi riusciva anche a gratificare questo concetto, questo pensiero con l'arte che aveva. Sì. Sì, hai una buona osservazione, Francesco, le tue buone osservazioni. Complimenti. Va bene, va E bene. allora, abbiamo le ultime due ormai, dai. E Che dai, dici? andiamo. Sì, andiamo, andiamo, vai tranquillo. Poi possiamo riprenderle se Sì, mai no, le casomai. riprendo. No, Allora, questa la vai. finiamo. Quali sono? La numero? 20, 20, 20, 20, eccola. 20. Questa è ti ricordi il personaggio che c'era lì sopra quel silos, Sì, quella specie di assolutamente. torre? Sì. Qua Ecco qui, ritorna. Melghignante, diciamo, con volto umano, lì era con volto più da scheletro, diciamo. Sì. Cos'è questo? Come possiamo identificare questo disegno? Come una lotta fra il bene e il male, potrei dire io. Quindi un simbolismo, c'è chi dice che Quindi. sia reale, invece non sia solamente spirituale. Ecco, vediamo ovviamente questi soldati, questa specie di come si chiama, che vengono dal mare e danno l'assalto alla città o alla santa città, città dello spirito, vogliamo, sotto l'egida dell'Aquila, vediamola lì. Qualcuno, Pennington sfugge questo, omette questo dettaglio, ma ha dimenticato e ha lasciato le porte aperte. Vorrei dire, c'è anche questo, diciamo, particolare. A sinistra invece c'è un vecchio con la Sì. corona che sembra gridare o che sembra, insomma, cercare di avvertire o di fare o di dire. Sono tutti dei simbolismi, a meno che non ci andiamo a posizionare fra 1200 anni, quando sarà, alla fine, per quello che dice l'Apocalisse ovviamente, alla fine del regno dei 1000 anni, dove, insomma, salirono sulla distesa della terra per dare l'assalto alla città di Diletta e così via, può significare questo. Comunque,
Per me simboleggia, diciamo, una battaglia spirituale che c'è tra le forze del materialismo, diciamo, esasperato, insomma, qui personificato da questi elementi, diciamo, che lui dipinge, con quella che invece è la città santa, per usare, diciamo, il termine biblico, con quelle che sono ovviamente. E coloro che vivono, cercano di vivere secondo le leggi di Cristo e dello Spirito. Il vecchio può rappresentare un grido che viene, come dire, di ammonimento, comunque un grido di qualcuno che cerca di avvertire e che non viene ascoltato. Potrebbe sembrare. Poi c'è da capire anche perché ha la corona, che è un simbolo comunque di regalità. Qui sarebbe lungo il discorso perché dovremmo cercare di comprendere meglio. Sì. E questo. Anche qua dentro ci sono tantissime cose assolutamente curiose e degne di rilievo, eh? Però, insomma, Va bene. Alessandra, tu? Ritorno a quel simbolo che c'era sul Silos, in alto a destra Sì, del cielo. lo Sì. stesso. Sì. No, non è lo stesso. Questo No, qui qua sopra, sì, è lo stesso. no. No, Brava. guarda in alto a destra Sì, sopra. brava. No, è brava, è esattamente così, sì. C'è lo stesso, diciamo, c'è la stessa aquila che abbiamo visto prima, uguale, con lo Sì, stesso quella arco, è il il giglio è la simbolo. stessa cosa. E c'è questa struttura che mi ricordava, come al solito, qualcosa che avevo incontrato. Io i nomi non me li ricordo mai, ma le immagini me li ricordo tutte, simboli, immagini. E naturalmente mi ha affascinato molto questo ponte lunghissimo sul mare. E questo è oggettivamente lo sbarco di uomini che stanno andando alla conquista di un territorio. L'ambientazione mi ha fatto ricordare qualcosa che è in itinere, sta succedendo e probabilmente succederà. Questo ponte, guardate questa immagine. Allora, facciamo una cosa però. Vediamo se riesco a farvela vedere senza farvi leggere il nome, ma non lo so se. Comunque, guardate bene. Guardate questo simbolo e guardate questo simbolo. Non è proprio lo stesso, dov'è? Eccolo qua. Guardate questo. Guardate questo. C'è una certa. Questo, questo qua. C'è una certa similitudine. Vedete? Questo è il ponte più lungo del mondo che è stato costruito in Cina. E come dire, naturalmente, se questa è la Cina, questo è lo sbarco che la Cina sta immagina di fare verso l'area più conflittuale che loro hanno in questo momento sotto mano, cioè Taiwan. Pensateci. Bella, Se fosse così, però non bella. è detto che è così, eh? È un altro fronte di guerra che si può aprire, anche perché qua non è che stiamo parlando, questi sono tutti fronti di guerra, tutti. Pennington ha, come dire, messo sotto la sua arte tutte possibili situazioni conflittuali. Poi c'è quello che sarà il mondo nuovo, ma prima bisogna passare attraverso la devastazione. Se poi è lo sbarco in Normandia o lo sbarco a Taiwan, questo è da vedere. Tra l'altro, i mezzi sono stranissimi perché io non ho mai visto mezzi così. Sembrano sottomarini, mezzi anfibi, ma più sembrano i vecchi maiali usati dagli italiani quando facevano gli incursori. Primi, ve li ricordate i maiali degli italiani? Incursori Marina, eccoli qua, vediamo se li trovo. Eccoli, eccoli qua, ve Va bene, li faccio vedere. sì. Eccoli qua. Sono proprio mezzi usati per fare gli incursori. Eccoli. Per Quindi, fare danno, per e fare danno. riuscivano. È certo che fa. Insomma, noi siamo stati veramente i primi in questo tipo di operazione. Eccoli qua. Sono loro. Comunque, la dinamica, comunque questo è
Interessante anche sì, ci assomigliano in realtà, ma magari sarà ispirato a cose del genere. Per forza. E comunque il tema rimane ovviamente il contrasto, la battaglia fra il bene e il male, anche se qui è espresso veramente in termini di guerra. Poi, No, per l'ho curiosità, trovato, è Francesco. questo, l'ho trovato, è questo il mezzo. Eccolo qua. Sì, c'avevano questa elica che questa me la ricordavo. Eccolo. Vabbè, chiudiamo Sì. con un'immagine da epilogo che è il 38. Aspettate che devo chiudere questa, accendo la 38, eccola qua. Oh, finalmente un'immagine un po' più rassicurante. E allora, questo Questo è il è un mondo nuovo, luogo. dai, finalmente. È un luogo particolare, questo qui, capitolo 20, mi pare, dell'Apocalisse, può anche starci. E Eugenio diceva, questo è un luogo dove la notte e giorno, Sì. cercando ovviamente ispirazione dal dipinto, e il giorno è splendore. Cosa vediamo? Una moltitudine che non si può annoverare, così Giovanni dice, no? E una figura che, insomma, prima parlavamo l'antico, ma a me francamente, onestamente, la figura è quella di Cristo, questa qui, anche se è disegnato con questo manto regale, con la corona, e in mano un libro dove, insomma, simbolicamente è il libro dove, insomma, vi è scritto chi ci deve essere e chi non ci deve essere. E quelle sono tutte le anime, così come descritto nel capitolo 20 o 19, cioè al momento del giudizio cosiddetto intermedio. Questa è l'impressione, comunque, quella che io ne ritraggo. E dice: e vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti 1000 anni. E questa è un'altra bellissima storia su cui si potrebbe parlare. Quindi, diciamo, potrebbe simboleggiare ciò, il giudizio intermedio, Sì. questo dipinto. Allora Che poi ha pure scritto. proviamo a chiederlo, facciamo tornare Saro prima della fine della stagione, così parliamo del regno dei 1000 anni. Che dite? Scrivetelo, dai, forza. Perché non mi sono rimaste molte date disponibili, quindi la dobbiamo bloccare eventualmente se siete interessati a questa cosa. Scrivetemelo rapidi prima che chiudo la trasmissione. Vai, vai, vai Saro, scusami. No, io dico niente. Abbiamo fatto questa carrellata stasera. Spero che sia stato di gradimento, diciamo, Per me per tantissimo. tutti gli amici che Senti, ma comunque ci questo regno hanno dei guardato. miei, questo nuovo regno che ha, come dire, questa ambientazione ellenica, richiama naturalmente le strutture dell'antica Grecia, ha un cielo invaso da astronavi e anche le astronavi Sì. atterrano sui templi qui, no? Sui piazzali dei templi dove sorvegliano, Vabbè, lì, controllano. Cioè, sì. Sì, compartecipano a questa nuova era. certo. No, il regno dei 1000 anni chiaramente sarà questa, diciamo, questa sperimentazione che per me è il famoso paradiso in terra, o regno di Dio in terra. Questo è transitorio, ovviamente, non sarà per sempre, perché poi ci sarà un ulteriore sviluppo alla fine dei cosiddetti 1000 anni, però sarà un inizio, ovviamente, più che una sperimentazione, ovviamente, di una civiltà che sarà protesa nel cosmo, che beneficerà di aiuti, di istruzioni, di conoscenze che vengono anche dai nostri fratelli del cosmo, ci sarà dato possibilità di realizzare quella che chiamiamo l'integrazione cosmica, e quindi
sicuramente tante cose cambieranno, malattie, la vita, per quello che capisco io, non si sarà immortale, si morirà e si rinascerà, ma non durerà, magari sarà allungata la vita. Ecco, questo qui, voglio dire, si vivrà in pace, in fratellanza, e ovviamente l'amore e la giustizia, che significa ogni cosa al suo giusto posto, saranno, diciamo, i pilastri principali. Insomma, il paradiso agognato da tutti i filosofi, da tutti i santi, da tutti i sognatori. Francesco, non ti sento. No, sì. No, eccomi, no, avevo chiuso momentaneamente. Questo qui sarà, a cui accederanno ovviamente... Non tutta l'umanità, non tutti. Magari. Saro, tu mi sa che resti a terra. Io vado, tu resti a terra. No, va bene. Com'è? Ti metto una raccomandazione, ti porto con noi, almeno ci diletti anche di là, Saro. Va bene. Grazie. Va bene. Allora, intanto sono arrivati una caterba di richieste di ulteriore due partecipazioni, quindi facciamo che sicuramente entro la fine, a luglio e a giugno è già tutto occupato, sono rimaste pochissime date per luglio, te ne girerò qualcuna, poi vedrai tu quale sceglierti, almeno facciamo un'altra puntata prima della fine della stagione. Naturalmente Alessandra è precettata, quindi dovrà essere in nostra presenza, così facciamo questo connubio di interpretazioni, anche perché, diciamolo, noi abbiamo visto una decina, quindicina di tavole, ma ce ne sono centinaia di tavole di Bruce Pennington, quindi ce n'è da parlare, se vogliamo, non per un'altra puntata, ma per una stagione intera ce ne sarebbe da parlare. Però possiamo fare una cosa interessante, Saro, visto che tu sei bravissimo e competentissimo su questa cosa. Potremmo associarle, cosa che hai fatto parzialmente anche in questa puntata, oltre che con le quartine di Nostradamus, anche con qualcuna delle profezie delle veggenti, come Caterina Emmerich o qualche altra figura, la Faustina Kowalski o altre, insomma, in qualche maniera ci possono aiutare a decodificare meglio i simboli. Sì. Indubbiamente quello che dici tu è una cosa molto bella e importante. Bisognerebbe studiare, ricercare o comunque riportare alla memoria, perché probabilmente li sappiamo queste cose, e sarebbe un servizio buono che rendiamo comunque alla verità profetica, sia che si realizzi sia che sia anche solo di ammonimento, perché la profezia ha questa valenza, ecco. Cioè, è un calcolo scientifico che fanno, però comunque sia sono d'accordo con te, comunque sì. Bisognerebbe ricercare ma scusami, ma questo lavoro chi lo deve fare? Il ricercatore numero uno chi è? Alessandro. Allora, io c'ho un amico che proprio, cioè, per chiamarlo amico è una parola grossa, c'è uno che è il disturbatore seriale, mi dice sempre tu sei lo sciamano numero uno, ma mi piglia per il culo, non è che tu sei lo sciamano numero uno, tu sei il ricercatore numero uno in questi temi, per cui tu vieni, ricerchi e poi noi cerchiamo di, insomma, mettere insieme i pezzi, gli strumenti. Tu fai la ricerca, Alessandra ci dà, come dire, il completamento della ricerca, io ci metto la comunicazione, lo strumento c'è e siamo tutti a posto. Ma boh, oh, hai tenuto inchiodate per 2 ore e mezza più di 500 persone, sono le 11:30, siamo partiti alle 9, hai tenuto per 2 ore e mezza 500 persone inchiodate alla diretta, che non è, insomma, ma è una buona media, tu dici? Assolutamente tu sì, dici è una buona media, amica. E poi qua la ditta è seria, mica siamo pizze e fighi qui. Comunque, al di là ovviamente di tutto, anche di queste speculazioni, perché in ogni caso sono speculazioni, anche se per me alcune veramente molto veritiere, e ricordiamoci sempre, Francesco, il periodo in cui che stiamo vivendo. Certo. È quello che dobbiamo fare. Abbiamo parlato di profezie includono anche con i dipinti catastrofi, certo. Siccome c'è anche purtroppo c'è un'atmosfera a volte che si crea un po' di paura, di fobia, di timore, sì. Ecco, io vorrei dire semplicemente una cosa, al di là di tutto, dico, ecco, per noi non deve essere importante cosa avverrà domani e quale catastrofe magari avverrà domani, va bene? Mi rivolgo a chi capisce quello che voglio dire. Per noi è importante
quello che stiamo facendo oggi. Certo. Sapere quello che stiamo facendo oggi alla luce degli insegnamenti cosmici o cristici, e poi ci sarà chiaro anche cosa succederà e dove andremo. Non viviamo con la paura, non viviamo con l'attesa, Francesco. No, ma qua paura, no, ma il canale di paura non ce n'è, qua insomma sono tutti guerrieri, lo sanno già. No, Francesco, non sto parlando delle ali del bruco, sto parlando in generale per una, certo, per una situazione che comunque ho avvertito, ho toccato anche con mano, no? Quindi cerchiamo di normalizzare, di rassicurare anche queste sorelle, questi fratelli che a volte sono stati anche spinti da eccessivo entusiasmo, no? O zelo nel propagandare, insomma, catastrofe, nel propagandare distruzione. Ricordiamoci, insomma, che il cielo ci vuole bene. Certo, noi dobbiamo anche farci voler bene, no? Assolutamente. Va bene, io direi di non andare oltre, anche perché abbiamo fatto veramente le nostre 2 ore e mezza di trasmissione. Non faccio sempre puntate così lunghe, ma stasera ne valeva assolutamente la pena, visto il tema, visto insomma anche il mio amore per i simboli, per gli archetipi che sono nascosti in queste, diciamo, strutture figurative profetiche. Queste rivelazioni fatte sotto forma di immagini. Io ringrazio Alessandro, è stata una piacevole scoperta. Grazie. La tua presenza, conto di averti altre volte in format. Con Saro ci sentiamo sempre, naturalmente ci mandiamo continuamente messaggi, quando adesso ti girerò in questi giorni qualche data possibile e poi la sceglierai tu quella che insomma in base ai tuoi impegni ti ritorna più comodo. Va bene, che dire, vi ringrazio, grazie agli amici da casa che con tanta pazienza come al solito ci hanno seguito fino a quest'ora tarda. Noi ci vediamo a questo punto lunedì, perché sabato e domenica mi riposo, almeno quello. Vi faccio vedere cosa abbiamo messo in serbo. Torna Eliana Richigis, eccola qui, e ci presenta Antonio Giacchetti con la continuazione del suo bellissimo e della bellissimo libro Regina, il 2 ottobre non si dimentica. Insomma, andiamo a scoprire altri passaggi che non avevamo completato nel nostro primo appuntamento. E poi martedì, ce l'ho già caricato in regia, ve lo faccio vedere, Raffaella Regoli, Sospesi. Non so se conoscete questa giornalista straordinaria, che è poi la redattrice capo della trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal Coro, quindi ci racconterà un po' di esperienze che ha vissuto in giro per l'Italia in questi ultimi 2 anni. Bene, veramente abbiamo detto tutto a questo punto. Vi abbraccio, vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo appunto lunedì e come al solito e come sempre, caro Saro, noi ci lasciamo col grido di battaglia, siate guerrieri e restate guardinghi, sempre. Ciao e una buona notte, alla prossima! Ciao.